Vuoi fare l'affare della tua vita? Hai mai pensato di metterti in proprio? Il bar Note di Caffè, caffetteria, punto pranzo, primi e secondi piatti, è in vendita. Ottimo per conduzione familiare, trattativa privata. Locale di 80 metri quadri, ben avviato. Bar, caffetteria, punto pranzo, primi e secondi piatti, panini e tanto altro. Se siete interessati per maggiori informazioni, non esitate a contattarci allo 055 051 6575. Trattativa privata. Questo programma vi è presentato da il gruppo Bilderberg, la BCE, la Trilaterale, i Rettiliani, Nibiru, gli antivaccinisti in genere e le scie chimiche, con lo speciale patrocinio del gruppo Monsanto. E vegani? In questo programma si usa un linguaggio esplicito e comune, e si propone un tipo di comicità irriverente in cui spesso vengono usate parolacce e volgarità in genere. Se siete particolarmente sensibili a certi argomenti vi consigliamo di non ascoltarlo. In questa trasmissione, ogni riferimento a situazioni, cose o persone che possono ricondurre a vicende realmente accadute è puramente casuale e viene fatto in tono del tutto scherzoso e non diffamante. Le incursioni barbariche, il programma che non c'era. Contenitore di larità musical culturale. Con Alex Maracani, Daniele Bronzi, Pierpaolo Bini e Riccardo Pini. Scritto a braccio e anche coi piedi. Musiche degli Alien Roy Group. Ok, ci siamo. Oh, ora allora, sono in cucina. Allora, la torta. Cos'è questo? No, è mio. Colpa mia. Ma perché fa questa roba? Perché ho tutte queste staffare, non ho capito bene. Ho dei grossi problemi io con la tecnologia. No, davvero? Ma davvero? Facendo il contadino io ho molto più feeling con la zappa e con la vanga. Ecco. Oh. La tecnologia mi lascia un attimino perplesso. Con la faccia e con martello, no? No, con la faccia e il martello ce l'hai te questa cosa. Io non ce l'ho. Io ho la vanga e la zappa. Allora, siamo... C'ho la ferina... Ci manca la faccia grossa. Pierpaolino, ci manca solo lui, sì. È, no, è a lavorare. Tanto non arriva, perché tanto non so che è successo. È rimasto un castrato. Sì, fra uno sportello e un cofano. E un cofano. Non so come mai. Vabbè. Una cosa per hanno cambiato turno e l'hanno... saluta i nostri amici che sono arrivati. Salutiamo i nostri amici che sono arrivati. Prego, espromettevi. Ciao. Voi siete... Mi raccomando, non vi sciupatelo le parole. Non sapeste... Perché sono dei musicisti. Come? Si esprima con la musica. Sì, ma te perché gli fai i pompini a questo microfono maledetto che mi manda in distorsione anche la Santissima. Barazze, bastardo. Tanto chi siete? Dove andate? Da dove venite? Un fiorino. Vado io la prima, vai. Allora, chi siamo? Siamo il duo Foneno. Duo, perché siete ovviamente siamo in due. In due. E niente, sì, siamo due musicisti. Io suono la batteria, sono Ugo Nativi. Federico Riondino, chitarra e voce, io faccio anche i cori. Siamo un duo che si esibisce soprattutto in strada. Ah. Abbiamo ottenuto 3 anni fa il permesso dal comune per suonare appunto nelle piazze fiorentine. E niente, questa esperienza ci piace molto. Fra l'altro, appunto, abbiamo conosciuto il vostro collega Pierpaolo perché noi abbiamo un mezzo che chiamiamo il ciclopalco, che praticamente abbiamo modificato. Sì, me l'ha descritto per un risciò a pedali, rendendolo un palcoscenico ambulante. Sulle ruote, praticamente. Sulle ruote, su 4 ruote. E non motorizzato, ma c'ha un motore elettrico in realtà che ci aiuta un po' perché è abbastanza pesante. Eh beh, no, diciamocelo. È pesante e quindi quello ci voleva. Però diciamo, ecco, il succo della nostra cosa è appunto fare lo spettacolo in strada, incuriosendo con questa macchinina e con la musica, chiaramente è una musica particolare quella che facciamo, che si rifà a un artista degli anni 20 del sud degli Stati Uniti. Addirittura. Sì, su questo magari vi dà probabilmente più lume il mio compare Federico, e ve lo passo.
Pronto? Possiamo chiamarlo, sì, compagno, possiamo chiamarlo compagno di viaggio. Mi sa, lui canta. Cioè, mi dice pronto al microfono, è fantastico. Cioè. Allora, sai cosa mi viene in mente? Ragazzi, voi non vi rendete conto, mi viene in mente Otto e Barnelli, che loro erano stati, li aveva sentiti Arbore per la strada e li aveva fatti, li aveva presi per fare indietro tutto. Vabbè. E praticamente suonava, c'aveva uno, c'aveva un'orchestra intera addosso. Io userò il coltello che ha lasciato la Laura per fare un pimpinicidio. Sì, perché lui arriva qui, fa casino, come casino, il suo solito. Un macello, cioè, fa. Ti rendi conto? Siamo qui a fare le cose serie e te vieni qui a scassettarci le palle? Ecco, senti, io ho attaccato un caricatore per il computer. Sapessi dove te lo metto io? Scusa, comunque sta Federico. Allora, si diceva chi è Mississippi John Hurt, che è il nostro mentore. Mississippi John Hurt fondamentalmente era un contadino, come dicevi che sei tu, lui era il mio mestiere, sono se quanto vado a riempire un foglio da qualsiasi parte vado a vedere, ma io faccio il contadino, non c'è scritto a nessuna parte. Dice no, allora lei è un'altra categoria, sai quanto ti mettono tutte le categorie, contadino non, vabbè, c'è. Facciamo andare avanti invece, avanti. Di interrompere sant'uomo. Hai ragione, era un mezzadro che c'è ancora a mezzadria, non c'è. Esistono ancora Valvassalli, Valvassori, gli chiamano in un'altra maniera, ora gli chiamano migranti. Io lo... Insomma, e lui praticamente era un musicista che suonava nella zona, suonava per il diletto, diciamo, delle persone che stavano in questa Avalon, che è una località del Mississippi molto piccola, come se si dicesse qui le case rosse di Certaldo, certo. Cose del genere. E lui era un grande musicista autodidatta che comincia a suonare la chitarra da bambino, molto piccolo. E scrive subito delle canzoni che poi, diciamo, per gli appassionati del genere, che gli appassionati del country blues, sono insomma brani fondamentali. Magari tanta gente non l'ha mai sentito dire, però tanta gente magari ha sentito dire, per fare un esempio, Robert Johnson, forse, ecco. È un nome più noto, però insomma dello stesso genere, sì, della stessa levatura, dello stesso carattere. Mississippi John Hurt, insomma, è altrettanto importante, ecco. E lui registrò un disco nel 1927, poi quando ci fu la crisi economica negli Stati Uniti nel 29, tornò a fare il contadino che aveva sempre fatto, certo. Pure lavorare sulle ferrovie e tutto questo genere di cose. Lavoracci, insomma. I lavori, sì. Senta, ti diciamo un po' un secondo. Quale facciamo sentire? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, 6, 7? Uguale? Che poi disgraziatamente in quel periodo lì i contadini, non si era venuta una siccità bestiale e scappavano tutti dal Midwest perché i venti venivano dal Canada, portavano via tutta la terra, e non per nulla ci sono dei bellissimi film in bianco e nero che tentavano tutti di andare in California perché c'era le varie raccolte delle arance, no? Però mi sembra furore uno di questi film qui che non trovavano, cioè gli facevano praticamente, perché ti dico, gli facevano raccattare le cassette a 5 centesimi. Ma l'idea a chi è venuta? Di cosa? Del disco? No, del genere di musica è... Del genere di musica io sono sempre stato appassionato di questo genere, quindi mi sono messo, diciamo, io ci avevo, so, per farla breve, chiuso la partita IVA e mi sono rimesso a fare l'artista in strada, cioè, diciamo. Perché, che lavoro facevi? Nel 2012, facevo l'imbianchino, figurati, uguale. Comunque, sempre fatti musicisti, è stato un breve intermezzo, diciamo, certo. Questa è la partita IVA. Comunque, ho fatto sta scelta, ho detto voglio andare a suonare per strada, perché è una cosa che avevo già fatto, insomma, negli anni precedenti. E io e Ugo ci conosciamo da tantissimi anni, abbiamo anche lavorato insieme in un gruppo, lui insomma ha un grande curriculum, se mai parlerà, se... e quindi lo chiamai perché mi serviva una gran cassa, proprio come dicevi Otto e Barnelli, volevo fare una gran cassa, portarti dietro, era portarmi dietro, sicché gli chiesi a lui se ce l'aveva praticamente una che non gli serviva più da prestarmi, e mi disse vai, vengo io a suonare per strada, sicché da allora abbiamo insistito su questo progetto, ci siamo fatti un bel culo, tanto, vabbè, no, voglia, tanto ragazzi,
senza niente sì. Non si ottiene niente. Sì. Sì, con la burocrazia, con quella poi. Ma immagino quindi, quando siete cosa, andati a chiedere il permesso al comune, gli avete detto: noi abbiamo il palco mobile. Palco mobile. Sì, sì, vabbè. Però cioè, qui bisognerebbe fare un'avventura. Diciamo, sì, sì, più complesso. Anche filologico. Però ve l'hanno dato il permesso, e bene, vanno dato il permesso. Però sì, penso che vi sia voluto un attimino. Ci è voluto 2 anni e mezzo. Due anni e mezzo per avere il permesso. Perché la burocrazia va. Sempre, ma uno aveva velocizzato tutto, scusa. Sì, praticamente dal museo Baldini mandavano giù delle palle di ferro grandissime, sì, andavano veloci, però si fermavano, cascavano tutte in Arno. Ah, ecco. Si fermava lì. Vai, perché allora vi passo il collega per il collega del racconto. Vai, appena finito di farsi la feccia. Che ho perso il filo, dove devo andare? Ah, per andare dove devo andare, da che parte devo andare? Avete fatto, è stata una grande scommessa. Questa è stata una grande scommessa, è stata una bella avventura, abbiamo insistito molto, davvero, cioè ci siamo proprio fatti in quattro, soprattutto perché qui a Firenze c'è stato negli anni passati un regolamento per quanto riguarda le arti di strada che era penalizzante per chiunque volesse affacciarsi alla professione, perché erano state date, diciamo, per salvarsi la faccia, la giunta comunale aveva concesso una decina di permessi che alla fine di ogni mandato, che durava 2 anni, venivano cambiate le regole. Alla fine di ogni mandato, diciamo che quelli che avevano ottenuto il permesso avevano il diritto di prelazione, quindi scattava automaticamente un'altra cosa uguale identica ogni 2 anni, tac, tac, tac. E quindi non è cambiato niente per 16 anni fino a che, appunto, grazie alle nostre rimostranze, noi abbiamo fatto anche una raccolta di firme, una petizione, ma insomma non solo noi, molta gente era molto determinata perché queste cose cambiassero, quindi alla fine hanno fatto un nuovo regolamento e il primo nuovo bando che è uscito appunto 3 anni fa. Meno male. Sì, con meno calma male, ma meno male. Sì, diciamo che rispetto a prima la situazione è migliorata molto. Non è ottimale perché ci sono ancora alcune cose, a secondo noi, me, ma anche secondo Federico e anche secondo altri, hanno poco a che fare con diciamo il merito di poter o meno ottenere un permesso. Mi riferisco aiutami alla se questione... non sbaglio, che voi siete come artisti di strada, siete preparati ai pittori. Che sono su per giù. Sono, diciamo, ci sono varie categorie. C'è la stessa legislazione, invece dovrebbe esserci, o con le statue stanno ferme? Allora, ci sono varie categorie, sì, ci sono le statue viventi, ci sono i mimi, ci sono i musicisti che si dividono a sua volta i musicisti che fanno musica senza amplificazione e con o amplificazione. Con amplificazione. Poi ci sono appunto i pittori, ci sono i ritrattisti, i madonnari, sì, sì, e tutta una serie appunto di personaggi che esprimono la loro arte in strada. E quindi c'è una tutela di queste categorie a seconda appunto della cosa che fanno. Ripeto, rispetto al vecchio regolamento, adesso diciamo che si può ragionare, anche perché diciamo chi volesse affacciarsi a questa professione c'ha la possibilità di richiedere dei permessi a livello temporaneo fino a una settimana al mese. Okay. Quindi diciamo che perlomeno 52 settimane lui ce in l'hai. Un anno le può fa, lavorare, certo, ed è qualcosa. Mentre invece il vecchio regolamento, per esempio, contemplava un periodo di permesso temporaneo che arrivava fino a un massimo di 30 giorni, quindi niente, no? 30 giorni là, vabbè. Nulla. Ah, sentiamoci un vostro pezzo, poi si va in fascia ascoltiamo un pezzo dei ragazzi e dopo vi preparate col poetesso e la poetessa. Ma ciò, dicevo io. Ah, già pronto. Ah, ma vi posso... Ciò dei nuovi... mi hanno scritto, abbiamo questo nuovo fans club della Kamchatka. C'ho dei fenomeni, per chi non lo sa che è la Kamchatka, è dall'altra parte del mondo, che vogliono sentire il poetesso e la poetessa. Io quasi apro uno zoo perché ho dei fenomeni. Vai. Non da sì, da baraccone, sì. Vado,
Sigla, porca miseria, invece di partire a bomba e a razzo di cane. Prego. Florence International Radio vi presenta l'angolo del poeta, della poetessa e anche del poetesso. Non ti ho acceso così, così impari. Già mi chiacchiera sopra lui. Caccia in culo. Bustine due finocchi, io ve lo dico. Andate, fanciulli. Prego. Chi parte? Tocchi a lei. Allora, qui siamo, come vi ho detto, abbiamo questo nuovo fans club di Florence International Radio, direttamente dalla Kamchatka. Spiego dov'è la... Sai dov'è la Kamchatka? Chi? Cosa? Non sai dove è la Kamchatka? Eh no, mi torna nuovo. Allora, quando tu prendi il treno a Mosca, dopo sei giorni arrivi a Vladivostok. Ecco. Ti attraversi tutta la Siberia, tu costeggi un po' la Mongolia e ti arrivi alla Kamchatka. Ma la Mongolia sono tutti così, eh? No. Vedesse belle donne c'hanno da sé. Ecco. Non per nulla tutte le modelle che sfilano in Cina sono tutte mongole. Se te vai in un... No, ora fate la battuta. Se te vai in nightclub in Cina non c'è le cinesi, c'è le mongole. Ah sì? Perché sono molto più belle. Ah però. Ragazzi. E qui non ce le importano? Così... Mi è capitato di andare, ho fatto un saltino. Saltino tanto per vedere. Ora paese, si chiama Saltino. Paese si chiama Saltino. Che, paese che vai, usanze che trovi. Sì. Trombata che trovi. No. C'era. Mi hai fatto il sole sotto la scena. L'ambasciata lì. C'era già a pescare dentro l'ambasciata. Ah, ecco bene. C'era già il lamo, se l'avevi buttato in posto dove lano? C'era. Lamo. Si chiama Amo. Amo. Non lamo. Lamo. Dai, grosso imprenditore italiano. Vabbè, lavoro per Mediaset, Rai 3, Rai 4, Rai 5 e anche Rai 18. Ci potrei mettere anche RTV 38. Pure? Sì, provino si può sempre fare. Saluto il mio ex boss Boris. Uguale. Però quello è il tuo ex boss. Il mio ex boss. Lei è giù in cosa? RTV 38. Sì, ma lei ma in Kenya. Ma no, quello è scappato, vabbè, il buon De Caro, speriamo sia schiantato. Dica... Allora, in questo momento... Non leggerò soltanto dalla parte della nostra poetessa, non tanto una sua reazione giovanile, ma dato che
riceve un sacco di richieste di lavoro. Ah sì? Eh sì. Ah, siamo a lavoro. E allora ha voluto scrivere sì. quello che sono i canoni. I canoni? Sì, no, 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 non i canoni. I canoni da usare quanto viene contattato. Ah beh, certo. Mi sembra bene. Che si chiama Pattigliari amicizia lunghissima. Lunga, oh. Mi sembra copiato da qualche altra parte, vero? Vabbè. Lasciamo fette. Allora, vamos. Non lavoro gratis. Eccoci. A meno che tu non sia un mio amico. Ah, ah ecco. Quindi, vabbè. Tromba mio. Vabbè. Personaggi pubblici e roba del genere. Che possa anche davvero portare beneficio al mio portafoglio. Ah. O che si tratti di enti benefici. Pure. Benefici. Sì, benefici. Sì. Non faccio workshop e non so cos'è workshop. Tu sai che cos'è? I seminari sono seminari? Sì, ecco, ecco appunto. No, seminari. Seminari. Allora, seminari. Cioè, li fai anche dei seminari, ma sono un'altra cosa di campo. Ah, questa è un'altra cosa. Ah, ho capito. Di alcun genere. Non sto giudicando chi gli fa, ma la mia personalissima scelta. È la mia personalissima scelta okay. professionale. Ah, beh, ecco, certo. Che è giusto. Professionale. Ovvio, se prendo un lavoro firmo il contratto. Addirittura, hai capito? E tu firmi il contratto. Von Bagna verifica se c'è una firma a qualche no, parte, cioè, perché non mi risultava. Non, che altro poi... non pensavo l'avessero legalizzata quella cosa lì. Ma, dice Salvini che l'avevo legalizzata. Ah, ecco, giusto. Mi presenterò puntuale il giorno dello shooting. Lo shot non è quello che uno beve. Lo shooting, shooting fotografico. Fotografico. Ah, non ora si è chiama... che si... No, no, e poi c'è lo shooting, shot, un'altra cosa, shot. Però... Ah, quello è un'altra cosa. Vabbè. Quello è lo shottino. Salvi imprevisti in cui avviserò prontamente. No stress le precedenti 3 settimane. Occidenti. Poi senti, ma settimane. Poi... Ma no, no, aspetta, non è mia ancora mette anche fattura oppure... Non lo so, senti, ti rilascia ricevuta. Ricevuta. Il weekend lo trascorro con la mia famiglia e beh. Non gradisco essere disturbata. C'ha più ne... Vabbè. Vabbè, non ce l'ha famiglia. Non è più... Da lunedì al venerdì. No, no, ok. Ma scusa, a ma meno che non si tratti di lavoro urgente o di un bonifico bancario. Ma è quella che penso io. Sì, quella lì, quella lì. Quella lì che ha messo questo ha messo i paletti su lei perché gli arrivava troppo lavoro. Sì, non messaggi a mezzanotte. Lascio sempre il telefono acceso per le emergenze. Ecco. E puoi immaginare che i tuoi messaggi da foto amatore a modella non sono graditi. Adesso si chiama se così. Sei un foto amatore, eliminami dalle tue amicizie. Non lavoreremo mai insieme. Ecco, oh. Se sei l'ennesimo coglione che vuole provarci, scrivilo chiaramente. Così ti inviterò a leggere lo mio status, il mio status di impegnata. E non sprecherai il tuo tempo a scrivere poesie. Perché lui, le scrive già lei le poesie. Ah, A me più che poesie queste mi sembrano. Infatti non delle, mi sembra... delle, si può dire delle irrazioni. No, no, mi sembrano delle clausole contrattuali. Sì, qualcosa di questo. Non lecchinaggio patetico. Ah, no, per giorni perfetto. Per poi chiedermi un favore. Me ne accorgo Baracani, e ti elimino dalla lista. Scusa, ma la poesia qui dov'è? No, perché veramente mi hai fatto due fuori da 18 mm nei coglioni. La no. poesia dov'è? No, non c'è, questo, se questo che cazzo c'entra c'è allora? C'è questo vademum, oggi c'è il vademum. Te lo dico così. Radimelo. È allora, l'angolo della poetessa. Allora, cazzo. Non si dice, però c'è questo che cosa, perché dice, mi raccomando, io lavoro molto, non mi stressate. Ah, beh, sì, ok, sì. Bene, bene. Ma è la poesia? È la poetessa, sei. Lavoro poesia... molto, non mi stressate. Allora, intanto vado con la mia. Io avete una fatica oggi. Eh sì. Io vado con la mia poetessa. Ti saluto. Ti permetto di andare alla tua poetessa. È una poesia notturna. Ah, notturna? Sì, 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 assolutamente. Ma ispirata da una serie di. Allora, io sto qua dentro più o meno, sì. Intorno alle 12 ore. Certo. Tranne quando non vado per i tetti. In... Cuccia, t'ho sentito, sai? Lo so, sto mandando in avanti per trovare. Perciò, lo sai, no? Quando vado per tetti o qualche certo. intervento esterno, eccetera. Però sto qua dentro 12 ore. Sì. Verso le 11 io sono morto. Io oggi faccio un omicidio, te lo giuro. Un baracanicidio. Un baracanicidio faccio. Allora, se tutti sono tutti gif animati, porca puttana. E togli l'audio, cazzo. Ah, già, è vero. Ma porca puttana. Hai ragione anche te. Levato. Ma porca puttana. Non ci ho pensato, non ci ho pensato. Bestemmierò fuori onda. Sì. Okay. Non ci ho pensato. Contatti l'altissimo. Ah, sicuramente, faccio sì, vabbè, una chiamata. 12 ore, quindi? Perciò all'11
spesso e volentieri io sono già bello e morto. E c'è chi invece scrive la mattina poesie. alle 8:30 sono qua, poi, no? Certo. Grosso modo. D'estate anche prima, perché non dormo la secchia. Ed è caldo. 40.000 cose su Facebook, ma la gente non dorme. No, perché questo è un post notturno scritto in un momento di profonda volontà. Non ho capito, di, quanto aveva mangiato da vaccinare, gli è venuta la chiave. No, qui era in un momento in cui voleva esprimersi e trasmettere un messaggio a noi comuni mortali. E quindi ci suggerisce non smettere mai di imparare, perché la vita non smette mai di insegnare. Buonanotte. Ah, però, cazzo, si sintetica. Però, sì, sintetica. Poi non è biodegradabile, per cui. È che è una busta della hop. Appunto. Porca miseria. Allora, io invece passo direttamente al poetessa. Oh, andiamo su ormai la poetessa ha voluto seguire i suoi consigli, perché se qualcuno la vuole contattare per lavorare, il lavoro è molto impegnata e quindi può capitare. Dal lunedì al venerdì, però. Citofonare la poetessa. Citofoniamo la poetessa. Oh. Sembra una cosa un po' strana. Allora, invece abbiamo una cosa che va a colpire il tuo intimo. Aia. Chi sono, dove sono, dove vado, dove arriverò. La persona che solleva il morale agli altri e contribuisce al buon umore di tutti è spesso la persona più triste e più sola. Non l'abbandonate, perché non vi confesserà mai che ha bisogno di voi. Oi, senti, c'è una discreta profondità. Sì. 10-15 metri c'è anche una folla acquifera. Scusi, andiamo... signorina, è qui il corso per i malati di sesso? Sì, mi venga dietro. Cominciamo bene. Cos'è questa vecchia? Cioè, che c'entra la poesia? Cosa c'entra la poesia? Sta mischerata lì. Ma mi dite oggi cosa vi siete fumati voi due? Noi, no, è lui, lui, naturale. Lei tombato e fatto spesa. Fatto spesa è vero. Fatto spesa è vero. Infatti, lo vedo bene, purtroppo... anche un po' uno scapigliato. È scapigliato, sì. Sei un po' scapigliato, sai perché? Allora, su questo, carpe diem. Meglio pentirsi. Ma le carpe non sono Arno. No, sempre il poetesso. Non ci sono più in Arno. Così perché esce carpe diem. Meglio pentirsi di averci provato che vivere nel rimorso di non averlo fatto. E con questo chiudo l'angolo del poeta stesso. E la poetessa. Te, Riccardo, hai finito la tua parte? Sì, io ho dato. Allora, fa la sigla. Faccia la sigla. Quasi seria. Falla te la sigla. La faccio io. Falla. La vuoi fare? Aspetta. Dai, che mi imposta la voce. Hai scambiato il microfono. Fallo, fammi un do di fake. Metti l'impostaid. Ok, vai. Te lo faccio fare io un do di fake. No. Cari amici e cari amiche. Oddio, sembri papa. Avete ascoltato l'angolo della poetessa e del poetesso. Grazie a Alex Baracan. E sti cazzi? Cazzi, sì. Cioè, bello, accidenti, molto professionale. Mi raccomando, quasi sul papale. Lavoro. Cioè, non si sa se il Papa quello in pensione o il Papa è l'ufficiale. No, infatti. Uno dei due papi, no, sembravi, insomma. Non è morto quello che parlava così. Con i fratelli. Quello che era il grande Wojtyla. L'ultimo poi, grande Papa. No, abbiamo il pastore tedesco, non nel senso di cane, ma proprio nel senso. Ma lui sta, perché non è mai tornato a casa? Questa è la domanda che mi sono sempre fatto. Perché non si c'è una bella diocesi laggiù a Düsseldorf con certe guglie. A proposito di fatti, perché non si chiama Alessi? A proposito di fatti, io volevo salutare il ragazzo che sta fumando qui di fronte. Cioè? Perché quando sono sceso di macchina, proprio prima, c'era un po' un odorino, diciamo, molto allegro. Che vuoi che sia? No, ormai. Lo salutiamo, lo ringraziamo per questa... Duscio le erbe su in campagna, di odori che sento di molti tipi. Oddio, gli effetti si vedono tutti, io te lo dico. Sì, vabbè, certo. Miscolo di tutto, non sto a guardare, quanto brucio. Dei mescoloni ti fai? Dei mescoloni. Brucio. Tu bruci di tutto, di più. Passo il decespugliatore, Rai, di faccio tutto, di il covone, ci tuffo. Il che allora, c'è. Ora sentiamo un altro pezzo dei nostri amici e dopo continuiamo a parlare con loro. Vai, va bene? Va bene, certo che va bene. Ma che oggi un assillo? È arrivato il messaggio solito di penso del puzzone quello del secco? Sì, del magro. Del magro. Il falso magro. Falso magro. Di Maio? Di magro si chiama. Sarà lì a parcheggiare. Ha detto: se non sono molto impegnato, vi ascolto. Ecco.
fra una macchina e quell'altra buttano orecchio. Sì, ma c'entra, ma chi fa una... risposta a mano? Ma c'entra mano? Tra una macchina e quell'altra? C'entra? No, non se le parcheggiano strette. No, non c'entra tra una macchina e quell'altra. La vedo buia, la vedo. Si è messo un bustino, la vedo stretta. A proposito, avete parcheggiato? No, non l'avete visto oggi perché bicicletta. No, perché pensavo aveste parcheggiato. Avete messo una bella mezzo... alla bicicletta, c'è da fidarsi. No, se no c'è qualche spacciatore ve la ruba, ma quello è garantito. A me sono già alla terza. Perciò controllate per bene. Sentiamo un pezzo e torniamo. Vai. Vai. Sentite Musina, sì. Eh? Che pezzettino. Poi io sono amante di questa. No, sono amante di questa musica qui. Se vuoi conoscere, allora, quanto io sono ho avuto la fortuna di stare molto in vacanza per lavoro. In vacanza. Sì, molto in vacanza per lavoro. E se non stai in mezzo alla gente, non capisci nulla. Devi bere con loro, specialmente bere. Ah, ecco, specialmente bere. Specialmente bere. E mangiare con loro, frequentare loro. Perché sennò vai. Puoi andare al club Mediterraneo. Arrivederci. Sì, bello il posto, bello tutto. Ma non capisci come sono le persone, come vivono e che genere di cultura hanno.
e poi se arrivi lì che c'hai un'infarinatura della loro cultura ti vogliono più bene. Quindi se posso dare un consiglio, informatevi sempre quando andate da qualche parte, si farete sempre bella figura. No, dicevo, microfono, lo sei magnati? Okay. No, si tornava al discorso di prima, sì, che c'è una limitazione, avete su Firenze, ci sono dei vari luoghi dove potete esibirvi. Non è che uno dice io mi voglio fermare qui, mi esibisco qui, sì. No. Ho soltanto dei luoghi ben... Il permesso che abbiamo ottenuto praticamente sì, ci, diciamo, fra virgolette, costringe a suonare in determinati spazi e a determinate ore. Noi abbiamo un calendario settimanale che va da lunedì pomeriggio, abbiamo il permesso per suonare al Piazzale Michelangelo dalle 2 alle 7. Il martedì... Ma avete dovuto specificare dove andavate i vari giorni? No, quello o poi potete è alternare? Fuori... È venuto fuori, diciamo, hanno fatto d'ufficio, hanno preso gli aventi diritto e hanno tirato a sorte le postazioni, uno di qua, uno di là. A meno che uno non avesse un'anzianità tale da poter fare richiesta di un posto preciso. Per esempio, quelli di cui parlavo prima, che hanno avuto la fortuna di lavorare per 15 anni, nel solito posto, perché prima sono addirittura non era neanche a rotazione, cioè uno c'aveva un posto e gli davano un metro e quello era. Sì, e quello era, e ci sono stati appunto personaggi molto fortunati che hanno potuto fare, insomma, la professione in posti molto ambiti e hanno anche maturato l'anzianità che poi gli ha permesso anche con questo bando, che è più vantaggioso rispetto all'altro, però mantiene, diciamo, delle cose che a mio parere non sono proprio giustissime, come questa. E questa dell'anzianità, secondo me, è una cosa sulla quale fanno un po' troppo leva. Ecco. Perché, secondo me, non è per forza un deterrente per avere più diritto rispetto agli altri a esprimersi. Questa è la mia opinione, Vabbè, certo. Però siccome questa cosa esiste, appunto, se uno ha almeno 5 anni di anzianità su un posto può esprimere la preferenza, la preferenza. E quindi ci sono alcuni posti molto ambiti che sono, diciamo, già presi da questo. Piazza Duomo? Piazza Duomo non c'è. Piazza Duomo non c'è? Non c'è. Nemmeno zona Battistero? C'è in via Martelli, che però dipende dai giorni e dall'orario, perché lì è una strada, la conoscete, che magari è molto frequentata lì davanti di giorno. Ai titoli. Sì, esatto. Che esatto. Mi sembra essere passata, aver visto di qualcosa. Giorno, di pomeriggio è carino perché ci passa un sacco di gente, la sera invece, insomma, no. C'è nulla. No, perché magari la gente orbita intorno appunto al Duomo, al Battistero, e noi lì ci andiamo il mercoledì sera. Vabbè. Quindi ogni giorno ci abbiamo, diciamo, intorno alle 3-4 ore disponibili per fare lo spettacolo. E Rizzani, perciò... Sì, oddio, però non è che uno limitazione... possa... Uno volendo ci potrebbe stare anche tutta una giornata, però umanamente facendolo tutti i giorni, diciamo che uno potrebbe arrivare a 5 ore. Vabbè, insomma, poi sì, comunque... Lo si ammazza, eh? Sì. Ecco, dicevo, tornando al lato artistico, quanti strumenti suonate? Passo la parola. Passa la parola. Me lo parla anche Federico. Okay. Guata. Vai Federico. Allora, noi siamo batteria e chitarra e voci. E voce, beh, chiaramente. In questo disco, questo disco c'è una collaborazione con degli amici, c'è anche Carlo Bonamico al contrabbasso, Lorenzo Nardi all'elettronica e basta. Basta. Ecco. Sì, il fonico che ci ha fatto il lavoro, Leonardo Magnolfi. E quindi, insomma, è stato. Le canzoni sono quelle che suoniamo noi, però insomma arricchite. Il vostro repertorio praticamente. E noi no, siamo chitarra e batteria e facciamo appunto questa cosa su Mississippi John Art più altri brani più conosciuti. Facciamo per esempio Born to be Wild, per esempio, facciamo una canzone di Lou Reed, facciamo un paio di pezzi in italiano. Ma vi possiamo trovare anche nell'orario oppure solamente
Dice qualche volta, sì, nei locali ci capita di suonare, però non è che ci si ammazza per cercare le serate, certo. Devo dire, perché comunque il locale poi Firenze lasciamo fette, paga il giusto, lasciamo fette. In più a quello devi andare lì alle 6 a, certo, fare il sound check, a preparare tutto, preparare tutto, sono alle 10, finisci a mezzanotte, all'una smonta, torna a casa, capito, e già il giorno dopo tu sei fuori uso, sì. Quindi suonare per strada, invece noi si attacca a suonare all'8, all'11 è finito e abbiamo tutto a bordo del nostro ciclopalco. Ricaricate tutto. Cioè, è una bella idea questa che decido qua. Ci sto ripensando. È una bella svolta. Ma l'idea, ecco, l'idea da cosa è nata di creare il ciclopalco? Allora ripasso il microfono a lui. Perché l'artigiano è lui. Diciamo... Sì, vabbè, l'idea ce l'ho avuta io, però poi alla fine è stata una cosa che abbiamo creato insieme. È stata una cosa, diciamo, che all'inizio abbiamo fatto di necessità virtù, perché noi all'inizio facevamo gli abusivi. Quindi si andava a suonare, io mi ero preparato una batteria liofilizzata, proprio una minuscola, proprio una cosa, addirittura c'avevo la gran cassa fatta con la custodia del rullante. Un Charleston, che è l'asta che regge, uh-huh, i piatti, per chi non lo sa, no? Quelli che vanno in su e in giù. Esatto. E con due piattini piccolini, un altro piattino agganciato sopra, sembrava un albero di Natale, un rullantino sempre agganciato su quell'asta, però comunque tutte le volte che arrivava il vigile dicendo ci hai permesso, e noi saremmo costretti a dire no, e allora per fortuna non abbiamo mai preso multe, però ci facevano spostare, quindi certo, prendi, rismonta anche quel poco, rismonta, era, cioè, ragazzi, ti sposti, via, poi magari dopo un quarto d'ora ritorna il vigile, ti rifà la stessa domanda, rispostati. Sicché sarà un po' stressati da questa cosa, io mi cominciavo a domandare, ma una cosa veloce da poter usare in modo che, capito, ti sposti, boom, e ti rimetti a suonare. Sicché a forza di rimuginare mi venne in mente questa cosa, cioè una cosa che potesse essere ferma su qualcosa, sulle ruote. A forza di pensare dissi, ma un risciò è perfetto, c'è una pedana praticamente. Poi fu una cosa, è stata una cosa buffa, perché quando ci pensai feci un disegnino tanto per mantenermelo in testa, no? Si chiede, poi quando è stato fatto tutto, si trovò il risciò, è stato tutto, ora sarebbe lungo, però praticamente ho fatto tutta una ricerca sulla Riviera Romagnola, in Viareggio, tutti i posti con le, no, le, sì, dove sì, ce sì, le passeggiate, le passeggiate, dove pensavo, però a meno di 800 euro non trovavo niente, neanche da buttare via, neanche da rottamare. Stavo abbandonando l'idea quando invece mi sono andato da un biciclettaio che ci doveva avere un prototipo di un tipo che avevo sentito per telefono, e niente, poi questo prototipo non faceva il caso mio, però parlandogli di questa cosa del risciò, lui mi disse, ma il risciò ce l'ho io, sì, che rimasi e me lo regalò addirittura. Accidenti. Bene, scusa. Questo è stato un regalo, e addirittura quello fu proprio un'altra, diciamo, spinta per mettersi a lavorare. Poi io avevo questo mio suocero, che poi purtroppo è stata l'ultima cosa che ha fatto, perché poi è morto, però lui aveva fatto tutta la vita il fabbro. Quindi io avevo, diciamo, quindi le intuizioni, mi piacerebbe allungarlo, lui prendeva il flessibile, poi il saldatore, sicché è stata una cosa, me lo sono visto nascere sotto gli occhi. Fantastico. È stato bello, sì, sì, sì. Poi ci abbiamo aggiunto insieme la pedana di legno, in modo che appunto, praticamente è un... Un mini palcoscenico su, esatto, ruote. La batteria è fissa sopra, proprio saldata. Ah, sì, sì. Ma cioè, fammi capire, ma perché non l'ho visto. Lo puoi chiudere oppure no? No, no, è così all'aperto. All'aperto. Fantastico, però. Sì, si copre quando certo, si ripone, ma insomma. Allora, si va due minuti in fascia e torniamo. Sì. Che queste purtroppo mi toccano. Ecco. Light of love, saw the light.
watching for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. I've been told that you've been told with Harry, Mark and John. Monday, Tuesday, inserti elettronici a palla, diciamo, sì, messo, eh. Perché, parla il microfono, se no. Mi togliete una curiosità? Ha sentito? Mi togliete? Io vedo un caricatore che è collegato con una batteria. Sì. Cioè, perché praticamente abbiamo oggi deciso di andare a lavorare un po' prima, quindi io avevo... C'è bisogno delle batterie. Caricato una sola batteria e ho detto quasi quasi approfitto per... vai bene, vai vai. Ma batteria mi serve per... la batteria ci serve, questa batteria questa mi serve per delle lucine che ho sul carretto. Ah, ecco, la batteria 12 volt sì. No, quelle luci sigillate, una lucina a led che praticamente sta sotto al carretto e illumina, ti illumina dal basso questa marionetta. Ci abbiamo una marionetta che balla, la famosa marionetta, sì, ce la siamo detto fuori onda. Specie Fast and Furious, tutte lucine col carretto. Comunque noi tutto quello che usiamo è la batteria, sì. L'amplificatore per la chitarra, lo stesso impianto voce dove ci mettiamo... per forza le cose, perché chi vi dà la corrente su, sì, su un reshow, voglio dire. E anche il reshow c'ha il motore elettrico, siamo super... Elettrificati. Sono anche ecologici. Diciamo che sono ecologici. Ma sì, dai, via, diciamo. Alla fin fine non inquinano. Eh no, infatti. No. A parte con 500 watt di pannellini solari... Lo sai, ci sarà pensato?
Guarda che 500 watt devi avere un bel tetto per avere 500 watt. Un pannello 500 watt, metti un pannello metro e mezzo per uno su 100 watt. Un pannello singolo. Sì, va bene, ma che costa di giusto, che costa sì, 40 euro l'uno da 5. Comunque, perché volevo farmelo da me l'impianto su campagna. Un pannello da 100 watt per voi è tanta roba, cioè vi carica batterie, vi alimenta tutto. Quasi come questo sì, tavolo. Bisognerebbe trovare un attimo lo spazio. O se infatti, diciamo, se uno ci avesse una terrazza. E sono di giorno, soprattutto. Di giorno caricate. Un giorno caricato. Di solito la gente di giorno lavora e la sera carica. Infatti. Invece noi si carica di giorno. Si lavora la sera. È vero, è vero. Ed è una bellina. Sì, eh sì. Funziona così, effettivamente. Stanno entrando nel mood della trasmissione. Nel mood. Ora resto cioè, il ragazzo c'ha una voce non indifferente. La voce. Pronto, pronto. Tano ci ha detto che tu c'hai una voce. Sì, non hanno da molto sud, diciamo molto sudista. Diciamo che anni e anni d'ascolto accanito di questo genere musicale probabilmente a qualcosa sono serviti, anche se ad io acquisire... non sono uno che parla l'inglese molto bene. Vabbè, quindi ti ha portato di mano questa inflessione? Sì, diciamo quello, l'inglese diciamo di questa musica non è l'inglese, diciamo è l'americano, ecco. Eh sì, perciò uno slang in definitiva. Si sente molto la differenza tra il blues inglese e il blues americano, no, soprattutto nella pronuncia. Anche perché il blues è del sud dell'America, pertanto in definitiva. Sì, se tu senti parlare quelli di New York e quelli di Los Angeles, sì, la stessa parola no, vuole dire due cose diverse. No, non si capiscono nemmeno fra poco. E perciò... poi se tu pensi, se vai al sud, Alabama, Missouri, Florida, ci sono delle popolazioni, sono Cajun che vivono nelle paludi, che parlano un francese, inglese, retaggio di passato. Vabbè. Allora, tramite nostro chat della radio, il buon Pierpaolo ci saluta e saluta anche i musici, quindi salutate i musici. Grazie, detto. Riportiamo le parole del buon Pierpaolo e lo salutiamo e gli auguriamo un buon lavoro. Senza tutti i piloti? Senza Turpilopi per ora, sì. Ancora non è arrivato nulla. E se vede c'è gente, no, a parte scrive, perciò... appunto. Strano non abbia Turpilopi. No, avrà tagliato una gozzata d'acqua santa. Sì, si è fatto santo. No, sarà un po' stanco, ha fatto serai, sera, ai Tenaches, capito, perciò... Ci ha mandato i messaggi. Io, ragazzi... Ma davvero, questa voce è bella davvero. Ragazzi, siamo giunti alle stelle. Siamo arrivati all'oroscopo. Sì, è vero, all'oroscopo. All'oroscopone, l'ora di proibito, le casalinghe in quiete. Ci credete agli oroscopi, queste cose qui? No. Io mi diverto a leggere così. Spesso segno zodiacale? Io cancro. Cancro, cancro acquario. Gemelli. Parte creativa, perciò mezzo pazzerello, si capisco. È quella lì, capito. Si va, eh? Vada. Lei è pronto? Ci leviamo su. A proposito, Pierpaolo, non ci hai mandato quello. Ci hai mandato, ma non ci hai mandato. È troppo impegnativo. È impegnativo. È una fatica mandarlo. Lo cerchiamo. Vabbè, vai, andiamo. Manda un'email ad Alberto Angela, ti manda lui qualcosa. Oroscopo. Oh yes. Dal 29 gennaio al 4 febbraio. Siamo già a febbraio, porca miseria. Settimana. In che senso? Settimana nuova, dal 29 è lunedì. Sì, da lunedì a domenica. Bene, sentiamo che succede. Cioè, da lunedì a domenica, perché sennò che si fa di oggi? Eh no. Capito? Una settimana. Se devono sapere che succede oggi, no? Ma perché le devono? Tanto non sa nemmeno che succede mai, non so. Quello è un altro discorso. A cura del buon Stefano Vighi, ovviamente. Che lui lo fa serio. Lo sputtaniamo noi, poi. Ah, ecco. Cazzate, perché era arrabbiato il grande Stefano? Ma che? Arrabbiato il grande Stefano perché... Ah no, per quello via di Alain Delon che ha detto uccidete, quanto muoio io uccidete il cane insieme a me. Ah, sì. Alano il Lungo, salutiamo Alano il Lungo. Arrabbiato questa cosa. Alain Delon. Delon, è un campanello, Delon. Vai, andiamo. Ariete. Yes. Da pochi giorni Marte, oi, è diventato amico e alleato dell'Ariete. Non l'ho visto. Marte no, non c'è. No. È e quello chissà... lì che c'ha quel cappellino particolare, c'ha le alette ai piedi. L'hai visto? Non è mica lui. Sì. Matte, no. C'ha le alette ai piedi. Boh, sì. L'ho visto. E chissà come, ora anche altri pianeti sembrano volerlo imitare, dimostrandovi via via la loro simpatia. Siete, insomma, diventati improvvisamente molto pop fra le stelle. Bravo.
molto poppe. Bravo. E la cosa ovviamente vi aiuta a vivere meglio il presente. Che cuneo. Così se Mercurio da mercoledì inizierà a darvi una mano, migliorando idee e comunicazioni, quella me la dà sempre. Esatto. Ecco che nelle stesse ore una luna in eclissi deciderà una nuova fase di benessere e di bellezza per il primo segno dello zodiaco. Non vi resta che rilassarvi e godervi le coccole del cielo. Sì, solo quelle. Pronti per un weekend in cui saprete e potete difendere le vostre convinzioni da chi pecca di pessimismo. Hai capito? Peggio per loro, perché i pessimisti sono una brutta bestia, Sì, Porca boia. Vado con il toro. Abbi fede lei, perché io qua intanto devo spippolare, perché non avendo file, capisce che mi devo... Arrangiare, come disse l'arrangiatore musicale. Si va col toro. Toro. Torino. Ci sono momenti... Stai calmo, rilassati. Lo so che sei carico, che sei andato sotto pressione. Toro! Ma ti ha stizzato anche a pezzoli? No, andiamo a sapere. Tutto frustato. No, purtroppo non sono andato a buon fine, quindi non è andato. Quindi... Come sei rimasto però a mezzo? Oggi sono. Sei rimasto a mezzo. No, mezzo no. Sei rimasto. No, ma... via, non me lo dire. Ci sono momenti, cari amici del toro. Che bisogna chiamare un amico, se no ci si fa. Lo dico io. Una spintettina va data, capito? Basta dare un colpo di telefono. Gli amici si vedono nel momento del bisogno. Nello spinteracenamento. Cioè, non ce la fai? Vai, ti dà una mano. Ci sono momenti in cui diventa particolarmente importante, cari amici del toro, provare a capire veramente da dove proveniamo. Per poi decidere e per comprendere meglio la nostra direzione, il nostro destino. Come se non occhi e stelle puntati su mercoledì, quando cioè Mercurio passerà. O passerà alla quadratura, rendendo urgente. Rendendo urgente il pensiero che analizzi, bravo. Esattamente. Carriera e cammino di vita. E quando la luna piena renderà più chiare le vostre origini, ovvero ciò che, di cui veramente disponete per passare al prossimo step, per provare a crescere. Ovvero ciò di cui veramente disponete per passare al prossimo step, per provare a crescere il prossimo step, cioè. Nel weekend decidete invece di tenere acceso il dialogo, accendetelo, con le persone vicine. Di saper chiedere aiuto, appunto, o un consiglio di fronte a un probabile monumento di debole... Momento di debole gnegni, di scarsa convinzione, ma ce la farete. Ce la faranno. Adesso tocca ai gemellini, giusto? Gemelli. Arrivo. Vada. Stavo pensando perché all'orizzonte la piaga delle zecche. Ma dai! Il mondo sarà distrutto dalle zecche. In radio abbiamo un pessimista. E c'è poco da fare. E abbiamo anche un altro pessimista. Allora, ci pensavo oggi mentre venivo. Mentre venivo. L'M5S c'è a Casaleggio e noi a Florence International Radio ci sai Cicaleggio. E Cicaleggio. Casaleggio, Cicaleggio. Che scureggia anche perché giustamente. Soprattutto quando è alle prese con Pierpaolo. Fa freddo. Esatto. Baciamo le mani. Ma mi preoccupano. Mi sembra il minimo, mi sembra. Sì, vabbè. Gemelli, sta lei. Gemelli, ma sicuri. Dopo un breve periodo vagamente anonimo, ecco che i gemelli sembrano voler raccogliere la sfida appassionale di Marte. Ora in opposizione, riprendendo consapevolezza e capacità di decidere, di essere protagonisti di ogni cosa. Mercurio vi sarà amico dal trigono aereo. Cos'è il trigono aereo? Non so. È un trigono che viaggia aereo. Vabbè, il triangolo. Te non ti preoccupare. Qualcosa che vi porterà. Triangolo aereo. Triangolo aereo vuol dire facciamo in tre. Esatto. Facciamolo in tre in fusoliera. No, qualcosa che vi riporta improvvisamente al centro esatto del vostro cielo. E grazie alla luna piena troverete anche la forza di ristabilire gli equilibri a vostro favore, smettendo così di abdicare
alla capacità di scegliere, questo quello, di decidere. Questo quello. Nel fine settimana prenderete il coraggio per affrontare Marte, ma lo farete dialogando con lui, scusi, trovando un giusto compromesso che vi consenta, mi consenta che c'ho la pompetta, ecco, di gestire le forze del weekend. Ce l'ha fatta, è incredibile. Non vedo più nulla. Sei cecato. Ah, è vero, me l'ha detto, non guardare più quei filmini lì che ti fa via gli occhi. Sì, allora io devo essere cieco da un po', voglio dire. Dai, va via la vista. Cancro. Oh. Se non mi sbaglio, cancro. Abbiamo. Sì. Ecco lui, vedi, lui è cancro. Ai. Sentiamo. Sì. Già la musica è inquietante, senti? Lo squalo. La riconosci, eh? Squalo. Che poi non si è mai capito perché la gente quando c'ha una scuola intorno non se ne accorge prima, non la sente la musica. Chi salutiamo del... Ma che cazzo ne so. Salutiamo non lui. Me lo ricordo. Salutiamo lui. Cioè l'unico che ha la memoria io. Storica è il buon Pierpaolo. È buon Pierpaolo che si ricorda tutti. Sono secondo... Si vede non c'ha tanto da fare, ora mi mandano. Sì, ora mi arriva un lama LMDTM. Mi arriva la maiale, ecco. Prego, e legga lui. Il cancro. Oh, cancro. Oh, vai. Bla 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 bla. Bello, incomincia bene. Ottimo. Da buon segno d'acqua. Siete considerate persone che hanno un fluido e costante bisogno di dire, di capire e di dialogare. Dialogare. Praticamente parlo e basta. Appunto. Sì. Così quando Mercurio smette di frapporsi agli scambi. No, bravo. Di coppia. Esatto. Voi ne siete felici. Da questa settimana, infatti, il pianeta Cicaliti si sente, accidenti alle tue corna. Da questa settimana, infatti, il pianeta. Poppa! Ah no, Fammi un poppa caccia. Ecco. Respira. Sì. Vai. Poppa! È diventato viola. Ma va bene lo stesso. E dura un quarto d'ora. Dove cazzo ero rimasto? Da questa settimana, infatti. Aspetta, sì. Perché piccino, avete un accidente? Piccino. Da questa settimana, infatti, il pianeta delle comunicazioni. Sì, sì, che pronto, è il pianeta pronto. Della Telecom. Avanti. Non vi obbligherà più a dovervi raccontare. Punto. Sì, punto. Ecco perché il cancro farà la pace con le parole. Oh. Nelle stesse ore, la Luna deciderà di chiedervi un momento di riflessione, come disse lo specchio, per decidere una strategia pratica, sì, per capire come cambiare una situazione economica. Bene. Dopo qualche giorno scusate di silenzio side e poerale, nel weekend il cancro sarà chiamato a scelte che riguarderanno il piacere e il divertimento. Siate saggi, usate il buon senso, perché tu trombi, capito? L'ha detto il dice. Ha detto dov'è? Scelte che riguarderanno il piacere e il divertimento. Quindi a fine settimana. Sì. Siate saggi. Saggi. Di saggina. A fine della settimana nuova. Quindi ancora tocca stare. C'è ancora un po' da patire, ma insomma, assolutamente. Sì. E ora, ragazzi, del resto. Quei due sono andati di là senza furbi furbetti, con lo sguardo furbo. E non si sa bene che cosa stiano combinando. Organizzando. E qualcosa sta intessendo. Cari amici del Leone. Aspetta, ma perché sempre furia? Fammi partire. Io anticipo. Te sei furioso. Ma che sei un cavallo? Eh beh, appunto. Sei furia. Furia. C'ha furia. Siamo furia. C'ha furia, era un bel cavallo. Eh sì. Leone, ovvero il segno del Circle Man. Circle Man. Dell'uomo padre, caro, non mi sto offendendo, caro Pierpaolo, non ascolta, allora ne approfitto. E ne approfitto. Poi mi offenderà sulla replica. Esatto, sì. Il nostro amico Ciccio Bombo è a parcheggiare. Sì. E chissà cosa. Ok. Ma Leone che cazzo legge? Io lo leggo. A te lo leggi? Leggo io. E dimmelo. È arrivato il momento di capire, di mettere a fuoco definitivamente una realtà che vi interessa e che non potete e non volete più ignorare. Ricordate il contratto. Tutto merito, colpa della Luna che... A metà settimana vivrà il suo plenilunio con eclissi proprio nel Leone. Tanta energia per riflettere, per capire, uno sforzo che sarà anche incitato, incoraggiato, ecco, dalla nuova opposizione pure di Mercurio. Non ti sforzare troppo, caro Pierpaolo. Non ti sforzare, se no fai scureggine. Che fatalmente vi spinge a migliorare la vostra comprensione dell'altro quale, di chi vi è di fronte.
fate attenzione a ciò che direte e a come lo direte nel weekend. Ecco, fai particolarmente attenzione, chiaro, per Paolo, a quello che dice e che non dice, perché ogni tanto vabbè, caga fuori dal vaso. Vabbè, succede. Passando da un sabato in cui prevarrà soprattutto il vostro bisogno di trasmettere passione ed energia, quindi trasmetti passione. Stanno smontando, non ti preoccupare. È una domenica invece più languida. Fa un flambecco di 12 volte. È una domenica invece più languida, meno coraggiosa. Quindi la domenica languida? Più languida. Questo è Oleone, vero? Oleone. Allora, ora si va con un pezzo dei nostri amici. Yes. Foneno. Ma non si ricorda mai il nome. No, perché poi a me mi ha confuso. Perché hanno cercato di fare... No. Sì, lo specchio. Perciò ogni tanto mi hanno... Se guardo di qua mi hanno di qua no. Ecco. Di qua non mi hanno di qua mi hanno tannodio e non mannodo non mannodo. Aspetta, no. Prima di andare con il loro pezzo. Ma perché Foneno? Microfonino, dai su. Foneno potrebbe essere avere a che fare, come ci ha detto l'assessore alla cultura, con il fonendoscopio, praticamente. Fonendoscopio. Oppure con il fono. Fon. L'ingresso fono, cioè quello del giradischi, sì. È il limite. Oppure oppure salutiamo anche i giovanotti che sono fono. Fono come fono, perché va bene. Lui canta così. E quindi foneno, comunque foneno, foneno si legge sia foneno di qua che foneno anche di là. Un po' di fonetica. Fonetica. Una cosa che ha a che fare, direi, forse con il suono. Ecco, forse mi piace. Forse. È teorico. È molto decisa la cosa. Vorrei sentire che ne dice anche il mio collega. Foneno. Ma sai, è venuto fuori proprio così onomatopeico quando ti succede qualche cosa. Foneno. Fa un par di foneni oggi. Un vero significato, foneni. Sinceramente, non ce l'ha. È più una cosa, un verso. Foneno. Bene. Una trombetta. Foneno. Sentiamo un pezzo, poi si va in pubblicità e poi si torna. Yes. Forse se si sopravvive. Sì, beh, certo. Senti l'altro. Sì, ora, uno è il cantante, l'è abituato a urlare, e l'altro è sordo, non sente, perciò quell'altro deve urlare ancora di più. E noi sentiamo tutto in diretta. Ok, vai. Thank you.
ragazzi, siamo in onda. Non ve lo volevo dire. Ti do una mano se lo leggo io. Ah, aspetta, no, perché intanto c'è loro da andare. Salutiamo i ragazzi. A lavorare, aspetta un attimo, no? Dica qualcosa, Baracani. Si esprima. Dobbiamo salutare i ragazzi. Appunto, ma visto che sto facendo un'operazione qui. Che operazione? Ma 1 più 1 fa 2. 2 più 2 fa 4. 4 più 4, 18. Ragazzi, allora, vi siete sempre, la porta è sempre aperta, vi, quanto volete venire, venite sempre, perché noi ci piace la gente che viene. Ma che, ma porca ma senti, che discorso abiscro. Così, oh, se vi volete risentire. Ho fatto molto piacere di conoscervi e ci avete fatto conoscere un lato, perché di solito ne passa tantissimi orchestre qui, singoli e tutto, però sono tutti che lavorano esclusivamente in interni stanziali come il nostro musicale. Voi se esterno l'estate, sì, lo, cioè, però, nel giardino, però sei sempre stanziale. Loro invece ci avete fatto conoscere una parte di chi si muove e va a raccattare la fagnotta a giro per la città, con tutti i limiti che ci sono. Vabbè, perché sappiamo che qui non è una città per artisti, parafrasando certi titoli di film, come si dice, non è, ho ragione, te la sai questa, eh. Non è una città per artisti questa qui, Firenze, o sbaglio? Beh, sarebbe, cioè sarebbe, cioè dovrebbe essere, per però la cosa veramente sconcertante è che ci si crogiola in questa frase, no, che la Firenze è la culla dell'arte. Però, o cultura, no, si riempie alla bocca alla cultura, sì, ho visto certe bocche gonfie di cultura. In realtà bisognerebbe tornare ai vecchi splendori in maniera più decisa. Sì, che poi in maniera un po' più vi dovrebbero permettere di esibirvi in qualsiasi luogo. No, qui sì, qui no, qui sì. Con una programmazione. Ora, dire, se ci sarà tempo, una volta magari si viene proprio a parlare di questo, perché ci sono veramente... A me mi farebbe molto piacere parlare di questo, che sono sempre con... L'amministrazione pubblica sono sempre in contenzioso. Perché? Perché vedo determinate cose che ritengo che non siano giuste. Direte, ce n'è tantissime di cose non giuste. Certo, certo. Ognuno io, poi si rende conto dell'aspetto. Sì, io vivo in centro e ogni pochino chiudono una strada, ti manca il parcheggio e non risolvono il problema, levano 30 parcheggi, poi senza pensare dove metteranno queste 30 macchine. Sì, direte, sì, compratevi 30 biciclette. Che potrebbe essere una cosa anche sul lato ecologico migliore, però io che lavoro in cima alla montagna devo poter andare anche col 32, ma poi dovrei fare 6 km per salire. E Badalì, che sai dove siano? Sì, devo dire, dopo quanto sono stato 8 ore a potare olivi, mi ci direi un attimino. E tu li fai in auto l'anno, Pesa. Lui c'ha sempre gli olivi tutto l'anno. Io sono, ragazzi, io sono da solo 650 olivi. Boia. Un pochino di tempo ci vuole. Me lo prendono. Vabbè. Me lo prendono. Ragazzi, allora è stato un piacere, davvero, grazie mille. Se volete risentirvi domani, per chi vuole venire a sentire la nostra performance, giusto, di stasera, vi invitiamo dalle 20 alle 23 in Piazza della Repubblica. Date, Foneno, ecco, live. Un po' di contatti Facebook, se roba qui ce l'avete, sì? Facebook, certo, / Foneno. Foneno, il solito verso di Firenze. Senza PH. No, Foneno. Con la F di Firenze, Foneno. Non come Philips, no, che è Philips. No, perché mi portavano, c'è un Philips. Sì, sì, o ci sono... sì, lì sulla pagina Facebook c'è anche tutto il calendario delle nostre, ottimo, dei nostri appuntamenti in strada, quindi chi vuole, chi è interessato può vederlo lì. No, sono curioso perché voglio vedere gli show io. Certo, vedere gli show. Venite. Ha mandato le foto, volentieri, il buon Pierpaolo degli show a loro, sul nostro gruppo, quindi... Ah, sul gruppo della, sì, radio? Sì, sì. Ah, buono, così si pubblica. No, lo voglio vedere, certo, quanto sono loro a... in performance, ah, beh, beh, per vederlo nell'integrità di lavoro va visto gli artisti sopra, certo, c'è verso, bene, via, se no rimane un oggetto lì fermo, anche, certo, se immobile perché ha le ruote, ma rimane lì, è l'artista che gli dà il plus. Baracani, e dovrebbero andare a lavorare, mezz'ora, ah, dicono, ti saluto, ragazzi, ciao, ti ringrazio, ciao ragazzi, e ti aspetto, grazie,
per fare quella chiacchierata su come gira per gli artisti. Volentieri, vai. Molto volentieri. Ciao, a presto. Ciao ragazzi. Ah, appunto, no, dicevo, domani alle 16 c'è la replica, se la potete ascoltare, vi risentite, capite? Integrale, perciò c'è tutto. Integrale. Ma 5 cereali integrale. Oppure? Tua sorella? Mia sorella. Chantal? Si vede, ciao. Chantal? Come sta Chantal? Ma benino. Salutamela. Salutiamo Chantal. Salutiamo. Bene, adesso... Vai, proseguiamo, cos'era rimasto? La Vergine. Yes. Ricci? Vai, botte. Vergine. No. Vergine la fai te. Lo so. E torniamo all'oroscopo del buon Stefano Vighi. E partiamo con la Vergine. Non mancheranno, cari amici e cari amiche Vergini, le piccole sfide, le prove, il bisogno di mettervi in gioco per farvi amica la settimana. E non solo a causa di un Marte che prova a seminare un po' di impazienza in voi, ma anche perché Mercurio smetterà di sostenervi e di rendere divertenti. Stiamo salutando, questa pausa. Mercurio smetterà di di sostenervi e di rendere divertenti le situazioni. Dovrete usare l'eclissi di mercoledì per provare a chiudere con un vizio, con un comportamento che vi danneggia, dal quale è arrivato il momento di separarsi. Rimandate però ogni iniziativa concreta a sabato, quando cioè le stelle vi daranno la forza necessaria ad agire. Domenica non ascoltate chi vi suggerisce qualcosa di pratico, di economico. E questa era la Vergine. La Verginella. Ora tocca agli amici della bilancia. Abifede arriva. Vado io? Aspetta un attimino, che devo raccattare il buon Stefano Vighi, che salutiamo. Che ha fatto? Non ha messo la maiuscola alla prima lettera. E vabbè, ragazzi. Che palle. Gli vogliamo bene. Come sei certosino, mi disse gatto. Ma certo, sì, no? Vabbè. Cioè, certo, è certosino. Vabbè, cari amici. Sì. Bilancia. Cari amici della bilancia, questo ne ricordo due. Due te ne ricordi, sì? Gianni Pascià e Massimiliano Giusti. Esattamente, perfetto. Salutiamo e ringraziamo per la loro presenza. In un attimo, cari amici della bilancia, Mercurio passerà dall'ostilità all'amicizia. Nello stesso identico lasso di tempo, la bilancia saprà fare la pace. E due picche? Ma c'è il lasso? Di tempo? No, di tempo. La bilancia saprà fare la pace con le idee, e meno male. Progetti e pensieri, però. L'intelligenza passerà dalla vostra parte mercoledì. Aiutandovi anche a vivere con maggiore facilità e spensieratezza tutto ciò che vi piace, che vi appassiona. Sarà insomma il momento giusto per fare la luce su un segno che prima o poi dovrà uscire dal cassetto. Cari amici della bilancia, chissà che l'eclissi di mercoledì vi dia una mano. Bravo. Attenzione al weekend. Attenzione al weekend, quando di fronte a qualcuno particolarmente deciso e diretto, voi potreste invece dimostrargli minore forza e fiducia nelle vostre capacità. Come disse il condensatore, provate a non essere da meno a non sentirvi. Provate a non essere da meno e a non sentirvi mai inferiori a chi vi parla. Hai capito? Cari amici. Sì. Oggi l'oroscopo vola. Vola, svolazza, yes. Svolazza. Scorpione. Scorpione. Ci lo siamo. Scorpione, dove cacchio? Ma perché non lo trovo mai? Sarà un motivo per cui non lo so. Più di uno. Scorpione. Oh, l'abbiamo trovato. Hai visto bene? Vadino. Chi lo legge? In teoria dovrebbe leggerlo. Se poi vuole. È assente. Se vuole anche partecipare il buon Sandro a leggere. Leggi teale. Se lo prende in mano. Un microfono. Dai, Scorpione. Ci scorpioni te? So, se poi vuoi. Visto no, che ci sei. Era in fase di rilassamento. C'è un rilassamento. Rilassamento? È rilassato. Rilassa Bazza. Esatto. Rilassamento lento. Scucchia, come dicono a Roma. Rilassa che sanno? Che lei? Meglio da se porto a te, io. mi autopop. Procrastiniamo questo scorpione, vediamo un po'. Oi. Belle ste scritte, fammi vedere. Dammi tempo. Come ci si fa a leggerla lì? Ecco, da vicino. Da vicino? Vicini. Sì, e che legge da qui? Non mi dite se ci arriva, Aiuto. Siete perfettamente consapevoli di possedere. Posse? Possedere. Ma possedere?
una grande cosa, fortuna. Ah, ecco. Ah, ecco. Ottime possibilità, insomma. Giove è un'eredità importante. Ma in questo momento non sembra essere troppo facile capire come usarle, cosa? Le poppee. Ah, ecco. Ecco. Come farle vostre, insomma. Ecco, vedi. A meta, arriva, prima o poi arriva. A meta settimana, però, andrà in onda una nuova puntata delle incursioni barbariche o un nuovo dialogo tra Mercurio e la Luna piena, ma piena in un momento importante perché per voi, per voi. Che casca, e casca tutto. È cascagnoso. Ho perso il filo. Il fenomeno insisterà sui bisogno e non stiamo a specificare quale, di capire di cosa avete bisogno nuovamente. Per provare a crescere e per cogliere al volo. L'occasione, mamma mia, non vedo nemmeno le punteggiature, di diventare, di raccogliere il passaggio di qualcuno che passa da via Santa Reparata. Di dammi 50 euro, vai. Eccoci. Sforzatevi di comprendere, di misurarlo e di valutarlo, vedendo un po' gli spazi che rimangono fra i lati. Ecco. Ah no, scusa, ho letto male. Che fanno progredire, vedi? Vedi, fanno progredire. Sì, Oppure no. Ma anche no. Ni sabato e la domenica invece vi godrete però di un'energia speciale, qualche cosa che vi aiuterà a convincere molti delle vostre idee. Oh, hai visto? C'hanno le idee. C'hanno le idee. Le idee, capito? Ora guarda che lavoro. Sa Gittario chi lo fa? Me lo ricordo male. Sono io questo. Ma sa, Gittario? Ma lo sa? Vedessi, lo leggo. Aspetta, perché devo trovare... Faccio io la musica? No, che... Posso fare un trombetto? Un trombetto? No. Trombetto anche no. No, anche perché il povero Bronzi che sta accanto a te... Sto diventando verde io. Ma va. Ma sa? Sa o non sa, Gittario? C'è. Sculeggiando. C'è. No, ora no. Ora sì. Ma che? Sto sculeggiando. Vai, vada. Normale iniziare a divertirsi sotto un cielo tanto amico e così simpatico del Sagittario si intende. Perché oltre alla nostra energia molto rock di Marte, come fa a essere l'energia rock? Ah beh. La mia mamma suona il rock? Il croc anche. No, il rock. Il croccantino. Croccantino. Il vostro segno nei prossimi giorni potrà contare su altre promesse del cielo. Mercurio da mercoledì sembra aiutarvi a vivere meglio. Pigliane uno. Fantastico. E a vivere meglio rapporti e amori, rendendovi più frequente la comprensione, la complicità. E c'ha qualche problema? Ciao, sono io, amore mio. Se tu levi tuo, ci metto il mio. Lo sapevo io. Eccoci. Fammi spazio che arrivo io. Lasciami il posto per uscire. Se no batto lo sportello, ci metto il bambello. Un saluto a Pierpaolo Bini che ci starà ascoltando. Abbiamo il clone. Abbiamo Sandro Sciotti. Abbiamo il clone di 90esimo minuto. Mario Merola. 90esimo minuto, 90 minuti sono lunghi. E sono tanti. C'è un po' di Mercurio. Da mercoledì. 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 Sembra aiutarvi a vivere meglio rapporti amori, rendendo più frequente la compressione. L'accoppiamento? È più lento la complicità di compressione. Che non comprende, è incomprensibile. È compressato. Intanto. Il pippato. Il plenilunio. Il piedi lunio? No, plenilunio. A luglio. Piedi luglio. Vi aiuterà a definire nomi e importanti traguardi. L'elissi è ambiziosa. Di che? A chi non gli si rizza è in elissi. Si è elissa. Per i prossimi mesi, ma nel weekend le stelle vi danno qualche compito. Qualche colpo. Se non sei preparato, non posso fare l'analisi di sangue. Le stelle sono tante, milioni di milioni, con tutte le punte, lo sai, colpi di nani. Che dolori. Sabato, concedetevi alla persona più calda e intensiva, la stufa. Oh!
compagna, io compagni non ne ho. Non ne parliamo. Di qualcuno compagni. Che vi saprà accendere. La stufa. La hardaia. Domenica provate a non abbassare i pantaloni. Occhio. Troppi entusiasmi e emozioni. Se prepara, vi infilano qualcosa. Le miettine e le vicine per avviare i pantaloni. Ha finito. È finito. E questo sarei io la prossima settimana. La prossima settimana, occhio, pantaloni non gli tirare. E tu sei messo bene. Sono messo di nulla. Porca miseria. Ora c'è quella che lavora. Quella perché che ha fatto lavora, contattatemi per contratti. Però non se dovete venerdì... distire, ditemelo 3 settimane prima. Io non lo so. C'è la fila, sì, io non so dove trovano questa roba qui. Non lo so nemmeno io. Però c'è una bella fila, Fila, ho detto fila. Fila, la fila di lavoro. Ti dico, si sono impegnate. Io non ho detto nulla. No, c'è scritto. Allora, no, c'è scritto anche che se dovete prendere, se dovete contattarmi per ma chi gli ha preso la chicchite? Mi si muove tutto. Non contattatemi perché potete vedere che sono impegnato. Impregnata. Impregnata. Qualcosa ho preso. Quello. La malattia. È una malattia. Oddio mio. È una malattia. Che brutta cosa. In futuro è una malattia. Non si impregna più. Futuro anteriore. Non si impregna più. Ma anteriore o posteriore? Posteriore sicuramente è meglio. Ecco. Sì, io direi siamo figli delle stelle. Quello è buono. Quello 5 punte però. Che lo legge? Aspetta, stellare. C'è di Merola. Capricorno. Capri e cavolo. No, Capricorno. Ma puttana era. Bye Mercurio. Ciao. Anche il pianeta delle idee vi abbandona lasciandovi così indolcissima. Che quasi. Palidee. Compagnia di Saturno, il che, tradotto in parole povere, indica una maggiore attenzione per le cose pratiche, una maggiore energia materiale. Quante sciole? Dalle 100 alle 50 euro? Appunto. Sembra così iniziare un momento fortunato, che culo, se e quando dovrete appunto provare a mettervi alla prova. A pecora? Alla prova. Alla prova. Se mettere alla prova. Ci prova. Alla prova. Alla prona. Io voglio dire. A risolvere e migliorare situazioni che, ahi voi, forse non vi hanno fatto troppo bene. La cremina non ha funzionato. Gentalin. Fatelo ora, mentre qualcuno sembra essere disposto ad aiutarvi, vi dà una mano, o perlomeno a non ostacolarvi, tenendo però alte le intenzioni, appunto. Anche durante il weekend. In realtà no, perché da lunedì al venerdì. Vabbè, perché Venere proverà a farvi perdere l'entusiasmo per qualcosa che, al contrario, avrebbe bisogno di fiducia e di calore. Un po' di strofinio. Sì. Che stufa a pelle. Fa pellet? La famosa stufa a pelle. Pelle di palle di pollo? Mamma mia, ragazzi. Guarda chi c'è, così il mio. Questo è il nuovo deciso. No, mi sembrava coso a vederlo da qui. Quello, governatore della regione Campania, l'uomo più simpatico del mondo. A proposito di Luca, non se ne sente. È troppo forte. Ho fatto un'intervista 2 giorni fa. Ma a vederla su YouTube e ti sganasci dai ridere. No, perché non ha detto nulla. Le classiche interviste fa lui dietro la scrivania. No, fammi finire. La bandiera è bellissima. E il bicchiere d'acqua. Vabbè, quello è classico. È Totò, lui è uguale. Non aveva detto nulla. No, ma ha detto di PD. Vorremmo fare. Non me la so messa, poi c'è casa. Va a vederla. Cioè, Dani, ci facciamo una partitina a casa. Scopa! Ma c'è calma? Ma te ce l'hai? Come sei messo? C'hai il gobbo? Ma io c'ho una donna. Una donna? Perché c'hai un golden retriever? Io c'ho un full dust. Io c'ho un fante, capito? Dicevo, salutiamo la nostra amica Verusca. Salutiamo Verusca, sì. La mangi il pane e poi la crusca. Sul giornale, ho letto. Sì, la ossa, la poetessa. La poetessa, quella. È sul giornale. Eh sì, ho letto. Ah, c'è? Sì, perché. Vedi, qui c'è mio zio. Oh, mamma mia, adesso c'ho lo zio. Acquario! Zio Adolfo! Lo zio Adolfo! Zio Adolfo! Lo zio Adolfo! Come gli sta a proposito? La mamma ma dice posto che negli ultimi tempi attira il calzino. Ah, no! Oh, Rosa! Ma che l'hai chiuso l'acquaio ieri sera? Voglia te, ma che scherzo. L'ha chiuso. A busta sizio, tutti a busta sizio. Che cazzo legge? A busta sizio.
Acquario. Acquario. Non si va a bustare Acquario. Che sia rimasto. Madonna santa, tu le metti nell'acqua, tu le fai le spiagge. Dammi la pazienza. Io oggi ce n'avevo tutta una grinzosa da far paura, l'ho buttata alla finestra. No, ma è tornata. Non è tornata. L'ho tirata lì in campo, vedesse la mangi il cignale. Il cignale. Acquario. Che sia arrivata la vostra stagione, lo si capisce chiaramente dall'affollamento planetario. C'ho mar di palle. Che il vostro segno vive in questo momento. Preparatevi all'arrivo di un nuovo ospite, di Mercurio, che vi porta agilità mentale e fisica, ingegno, prontezza e pensiero ed azione. E sti cazzi quante cose porta. Ma senza trascurare una luna piena, amplificata dall'eclissi, che mercoledì brillerà in opposizione all'acquario, raccontando di qualcosa che succede tra voi e gli altri. Insomma, occhi aperti e non solo, culo chiuso. Sapendo però di possedere doti e qualità sufficienti, yes, a gestire ogni cosa e situazione. Ogni cosa, ogni situazione. Sì. In diretta dal Qatar. Sei Qatar. Stato nel Qatar anche tu. In diretta dal Qatar. Sabato avrete tantissima voglia di divertirvi insieme a persone, amiche. Va bene, no. Invece farete riflessioni su tutto ciò che per qualche ragione vi è negato. Per qualche cosa. Per qualche. Per. Ora toccano. Toccano. Come cazzo che tocca? Ai pesci. E lo so che toccano. Che le Sirano de Berzerà. Sirano? Chi le legge i pesci? Chi indovina? I pesci li dovrebbe leggere un certo. Aspetta. Ora ti organizzo una serata alla Casa Bianca. Sì, sì, a voglia. La fa diventare rossa. Questa è la mia musica. Come devo fare? Devo sì. Avreste dovuto vedere la sua sono faccia. Un pinocchietto. Hai visto? Io fa così. Perché mentre si faceva cazzi suoi, gli ho fatto partire la sigla, la sentiva subito. Eh sì. Che gli ho messa alta. Beh, certo. Che se ne avevo messo bassa era peggio. Pesci. Pesci. Pesci per tutti. Pesci anche te? Che sei Silvio? Più pesci. Ma no, vuoi pesce? Tutti. Mi consente, più pesci per tutti. Pesci. Sì, che c'è? Cosa vai pesce. Ok, pesci. Dopo ci si può trovare. Allora, io ho già dato. Sì, pesce sì. Io ho già dato il pesce. Con la mugnaia io. La mugnaia. La macina. Sul posto. La macina. Che dolore. Il pesce macina. Fa male, della macina. Ma porca boia. Leggi il pesci. Okay. Ci pesci. Pesci. Ci pesci. Cresce uno strano silenzio. Non si sente nulla. Accidenta. Queste pallette. Pallette? No, pallone. Pallacce. Ma perché non lo tieni da qua? Cribio. Lo tengo da qui. Porca puttana. Cosa ci vorrà? Cribio. Mi consenta. Ma così suona. Più microfoni per tutti. Suona. No, esatto. No, ma avevo messo 100.000 trombate. No, più microfoni per tutti. Allora non mi va bene. Voglio che 100.000 se la dovrà trombate dalla parte di là. A me chi mi promette 1.000.000 di trombate lo voto. Sì, cione. Se paga lui, Certo, lo pago io. Voglio dei flug da poter scalare. Dei fluidi? Flug gratis, gratis. I voucher, la voce attirai il filo. Ho tirato il ora, filo. Se te mi rompi il giradischi da me riparato, io ti inculo a saltello. Aspetta, ti mando subito il segnale. Perché? Capito? Perché? Sono sempre i soliti che chiamano. Perché non capiscano una sega. Walter, Pierpaolo. No, questo è Walter. Era Walter. Ecco. È Walter. Walter. Allora, sul vostro cielo cresce uno strano silenzio. Che proprio non vi convince. No. Anche Mercurio passerà. Passerà, passerà. La topa passerà. Più forse arriverà. Allora è scemo. Scasserà, la la. Sarà come l'arca di Noè. Il cane, il gatto, io. E te. Eccoci. E tre, anzi. Okay. In tre. Per forza. Anche Mercurio passerà, infatti, in campo. Camporella. Va in Camporella. 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 Va in Camporella. Camporella. Campo neofilo, lo tengo così. Oh. Tienilo così. Sulla punta, amore. Lo tengo sulla punta. Tienilo sulla punta. Vedi, gli sbrillacchera. Tienilo così, a bischero, scusami. Gli sbrillacchera. Infilaglielo per bene. Così. Piglialo a mano così. Oh. Oh, bello stretto. Lo tengo così. No, basta tenere stretto. Ecco. Oh. Madonna, me lo so strizzare. Ecco, che dolore. Vamolo. Sì. No, e come faccio a leggere? Un attimo. Ha ricaricato la base. Torno subito. Torno subito? Perché nel frattempo hai fatto un casino nella madosca e era finita la base. Vadi. Ah, torno subito. Ok. Abbassandosi ulteriormente il volume cosmico dei pesci.
e la cosa vi sospettirà. Aia. Perché? Matte non vi consente infatti di fidarvi, di rilassarvi anche di fronte a una situazione oggettivamente calma, tranquilla, che potreste cioè Teste. Provare a godervi in santa pace. Provateci anche per non guastarvi la qualità del fine settimana, quando cioè persone e partner vivranno una passione unica, speciale, un ingroppamento particolare, in quanto voi, nello stesso momento, sembrerete essere poco sensibili ai richiami del piacere. Quindi, delle cose belle. Se è buono, dillo. Ecco. Queste cose belle. Delle cose belle. Piacere delle cose belle. Piacere. Bravo. E sarebbe un peccato rinunciare a occasioni molto dolorose. Oh, vi abbiamo presentato il telegramma di Alex Bracani. Ok, allora 60 minuti. L'oroscopo, come sempre, ce lo presenta e ce lo fornisce sempre il nostro grande amico Stefano Vighi. Bravo. Dove lo potrete trovare all'interno del giornale Marie Claire e Vanity Fair. Quello lì è fair per te. Non è un fair mio. Allora, lo potrete trovare anche. Sì, sui siti internet www.astrologando.it, sulle incursioni barbariche Florence International, e Florence International Radio, che ci va ci vuole. Ecco, e che ci va che ci vuole soprattutto. Che ci va ci vuole. La frase della settimana. Ecco. Non menate il campellaia, che è tra qualcuno. Sì. No. Allora. Chi c'è? Vai avanti, finisci. Ah, non menate il campellaia, che è arrivata che bella una bella figliola. Tac. Bevanda le mandorle. E dopo il latte di mandorle, sì, slurp, ci si gode le mandorle. Ma perché? Lo dico io che mandorla. Eccoci. Ok, sì. Andiamo e basta, andiamo in fascia. Vai, e poi fascia. Dopo si ritorna fascia con dai. Il corporaccio. Ti ha tradito. C'è, eccomi qua. No, c'è Sandro Sciotti. Non c'è il Vini, c'è Sandro Sciotti. Fascia. E chiude le nacce, tesoro. Fascia. 2 minuti. Ciao. We'll be right back.
jugger, solo deep and wild. Got the jugger, solo deep and wild. You got the blues and I still feel satisfied. Le incursioni barbariche presentano Il colpo d'ascia. Sentilo. Di Alex Barracani. Senti a vocina, eh? Buonasera, benvenuti. Questo è Il colpo d'ascia di Alex Barracani all'interno delle incursioni barbariche. L'ascia era doppia. L'ascia era doppia. Come una volta, no? Dai, devo parlare di una cosa seria, amici. Ora cioè, parlare di cose serie. Devo parlare, ora è serissimo. Nel serio, colpo d'ascia parlo di cose serie. Serio, serio. Perché mi sembra giusto quello che è successo questa settimana. Come ben sapete tu, vedere quel video che aspetta, questo, no, quello lo guardo dopo il video lì perché ci farò il colpo d'ascia settimana prossima. Bravo. Quando parlerò delle promesse dei politici. Vabbè, quello, dai, no, delle promesse dei politici. Hai sentito la canzoncina che avevo mandato su qualcuno gruppo, ha promesso 180 miliardi di investimenti, non si sa dove li pigliano, però ha promesso 180 miliardi. Ce l'avete la canzoncina che ho mandato sul gruppo? Ai 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 ai, figliol di Troia, non muoia mai. Le promesse elettorali, la ballatina, quella di Peraccione l'ho ricantata io. Non l'ho sentita. Come tu la senti? Ce l'ha sui gruppo. L'ho sentita. Arrivederci. Buona Ugo. Non me ne ricordo. Ce l'hai su WhatsApp? Non me ne ricordo. Ce l'ho su YouTube? Su non WhatsApp. Ah, ce l'ho su WhatsApp. Sì. La ballatina donna, delle promesse elettorali. Non me ne ricordo. Bellissimo. È così. Non me ne ricordo. Vabbè. No. Rientriamo seriamente il colpo d'ascia. Ragazzi, è quello che è successo. Treno di pendolari. Sembra che si sia staccato un pezzo di 23 centimetri di una longarina. Una longarina dovrebbe essere d'acciaio. O almeno di ferro molto duro. Non è acciaio. Cos'è, un ferro molto duro? No. Si è staccato un pezzo. Non è che si è staccato. Si è spezzato. No, è franato un pezzo di terra sotto la longarina. Giusta, ovviamente il treno pesa qualche tonnella succia. Sì, ma non sembra. Però giù. Sembra che hanno trovato qualcosa sotto quella, dove è saltato uno dei bulloni. C'era Brunetta. E per forza è saltato. Hanno trovato un asse di legno. Se gli va via la le asse di legno ci sono dappertutto. Sono le, no, le invece no, in quella zona lì le avevano già cambiato, perché una volta le traversine sono state cambiate quasi tutte. Le traversine erano fatte di legno, erano fatte di castagno o quercia, perché erano quelli più forti e potevano resistere alle intemperie, anche senza contare che gli davano anche della roba bestiale che infatti adesso non potrebbe le prendevano per bruciare. Pensa te cosa non ci poteva essere in quelle di quelli di durati giorni. Ti posso dire che gli davano una soluzione, sì, che c'era anche del cianuro di mezzo, perché non venissero attaccate dagli animali. Esatto. E quindi doveva resistere per 30, 40, se 50 vai, anni. Se te vai sulla Faentina dal passo tutto della Molla, in un posto dove sono tutte inserite. No, c'è un ponte stradale che è fatto che è lungo la Faentina, è prima di Marradi, a Biforco, c'è un ponte stradale dove i guardrail sono fatti con le traversine di legno, e quando te passi di lì con la macchina senti l'odore da una cinquantina di metri, perché quelli senti lì l'odore proprio della ferrovia, li lasciano sempre perché ormai si sono impregnati, buttano fuori. Ricordiamo sempre che una volta le ferrovie, quando tu andavi nei bagni, scaricava direttamente lungo la linea ferrata, come se te tu viaggiassi in aereo e scaricava direttamente dall'aereo. Ma una volta lo facevano anche gli aerei, se non mi ricordo male. Ma succedeva. Intanto voleva la roba di sotto. No, lo fanno ancora. È ancora così, eh? È ancora così. Buttano l'anduria. Sì. Però da 10.000 metri, sai, via arrivare. Sì, arriva. Arriva di spiccio. No, davvero succede ancora. No, gli aerei hanno il deposito, hanno il deposito da poter assorbire. C'è una depressione, perché vanno la depressione, ragazzi, delle turbine, no, dei motori. Perché non so se vi ricordate una volta nei vecchi treni, quando tu tiravi l'acqua, faceva depressione, tipo, non essere lì col culo perché se ti portavi. O alcuni e non c'è aprivi, quando mi dispiace, tu aprivi la non botola, riesco a essere serio. È bellino perché tu aprivi la botola e tu vedi i binari. Sì, vedi i binari e passavi. Ah, sì. Non puoi essere serio. Invece no, è venuto fuori, stamattina è successa un'altra cosa che mi dà da pensare. Sono stati trovati tre operai che stavano lavorando, non si sa bene, avevano degli attrezzi, qualcosa, che stavano operando sulla tratta messa sotto sequestro. Allora sono stati presi dalla polizia ferroviaria e sono stati identificati. Non si sa cosa erano lì.
Se sotto sequestro non ci potevano lavorare. Non ci potevano andare, però erano lì. E ci dirà poi la magistratura il perché questi tre personaggi, questi tre operai di Trenord erano lì. Si vede, ci doveva, forse una manutenzione che avevano detto che avrebbero fatto e scadeva proprio oggi, non lo so, io, sarà la magistratura poi a stabilire. Ci si rende conto che 2 anni fa, laggiù in Puglia, 23 morti. È andata bene questa girata, ne morti soltanto 3, ce ne ancora 4 che sono in terapia intensiva, speriamo che si salvino. Lo spero vivamente per le loro famiglie, però sono rimasto un po' allibito quanto hanno cominciato a dire, dice, ma in Italia sono c'ha meno morti di tutti che il resto dell'Europa. Comunque circola una foto, ho visto anche su Facebook, una fotografia di questo binario, che in realtà non è quello lì il binario, perché quelle giunture lì non ci sono in quei binari lì. È una giuntura presa chissà da dove manca un pezzetto di binario, non è un effetto in questa maniera. E lì ci sono gli scambi, se tu guardi bene il treno lì è deragliato sugli scambi. Bravo. Probabilmente quello c'era uno scambio messo male o qualcosa. Una ruota del treno fosse difettosa. Si dice che mentre stava passando dall'ultima stazione, una delle di queste vetture faceva le scintille. Allora probabilmente, secondo me, io ti sembra regolare a te, no, che potesse fare le scintille? Se te ci fai caso, quando vai alla stazione, qualsiasi stazione, io ti parlo per dire San quando Giovanni Valdarno, quando passano i treni non fanno scintille. A parte non fanno scintille, ma se te ci fai caso, quando camminano, la maggior parte delle carrozze, quelle un po' più vecchie, quelle dei pendolari che sono attive dalla mattina alla sera, fanno migliaia di chilometri tutti i giorni, hanno un rumore particolare, le ruote, e fanno tum, 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 tum. Quando fanno tum, 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 vuol dire che sul diametro della ruota c'è una fitta provocata dall'usura o da qualche sasso. Ma infatti prima c'era in stazione, c'era quello che andava a controllare le ruote del martelletto, che gli dava le martellate. Ma quello bene. Ti serve per i cuscinetti della ruota, per sentire, se la ruota si muove. Quel rumore, ti dico io invece, è determinato dal fatto, vuol dire che forse si è leggermente ovalizzato. Quando si ovalizzano troppo, e molti treni quando camminano veloce li senti e fanno tutto tun fortissimo, vuol dire che vanno revisionate quelle ruote lì. Si spera che loro dicano che le revisioni erano tutte a posto. Sì, lo so. Ti torno a dire, non sarà, è facile smantellare un treno pendolare e poi fargli la revisione, perché blocchi un servizio, devi avere una sostituzione. Lo so, però ti devo dire un'altra cosa. Io ho visto un bellissimo documentario che facevano vedere che dovevano cambiare una linea che andava da Londra a Glasgow. Praticamente nel fine settimana bloccavano i treni alle 18 del venerdì, passava una macchina che toglieva le verghe del treno, toglievano 20 km a botta, le verghe del treno, levavano il primo metro di massicciato, veniva un'altra macchina che rimetteva il metro di massicciato, riappoggiavano di nuovo le verghe, e poi dopo arrivava un'altra macchina sopra e gli faceva immediatamente il collaudo, infilando dei ramponi dentro la cosa e vibrandogli a 20.000 volte per far assestare la massicciata. La domenica mattina alle 8 la tratta continuava, veniva riaperta, veniva tenuta 36 ore, veniva cambiato 20 km di binari e poi ripartiva. Se lo fanno in Inghilterra, anche se si dice che l'Inghilterra è lontana, fa così da noi. È un sistema brevettato, lo fanno tutte le ferrovie del mondo. Da noi, se c'è da rifare un pezzo, ci vuole a mesate. Ci vuole mesate, ma non è tanto, è un discorso burocratico, perché i mezzi ci sono anche qua, sono identici, uguali identici, hanno gli stessi treni che da una parte tagliano e dall'altra parte ricostruiscano. Però nello da stesso noi, momento, proprio mentre camminano. Però da noi lo sai come funziona, lo sai perché, no? Vengo a cascare. Se te vuoi aprire un'attività, non è che lasciamo perdere, perché sono voluto cascare su questo. Sono voluto cascare su questo perché sembra che alla regione Puglia gli avevano dato 22 milioni proprio per quella tratta lì, che come ben sappiamo si telefonavano da stazione a stazione telefonino, e dice che anche in dei posti non c'era campo. Si telefonava da stazione a stazione e dicevano. E nella normativa è autorizzato dalla legge fare
il sincrono fra i telefonini, perché non avendo altri sistemi dovevano farlo in quella maniera lì, è autorizzato dalla legge, e quindi telefonavano e dicevano sta fermo, arrivo io, il treno è fermo qui, no, e questa era capistazione, chiamavano, sì, dice fermo. Il treno deve arrivare a Molfetta, è fermo qui, quest'altro possiamo farlo partire, esatto. Però il grosso problema era questi 22 milioni, dei quali ne erano stati spesi 5, proprio per mettere il sistema automatico di sapere se c'è più di un treno che viaggia. Ricordiamoci sempre che era sempre una ferrovia ad un binario soltanto unico. Binario. Sì, sì, sì. Noi abbiamo una linea che è famosissima, che da Firenze porta a Viareggio e da Pistoia a Montecatini si entra dentro un bucigattolo, che c'è quella galleria che sarà, mi sembra, la galleria dei Puffi. E c'è una linea sola che va avanti e che va dietro. Come la vecchia Faentina che va a Faenza, è un binario solo. Ma sai, la vecchia Faentina non è una linea stressata, carico di 10 treni al giorno. Sì, ma faccio per dire, c'ha un carico di treni di un certo genere. La tratta Firenze-Viareggio, Viareggio-Firenze, penso che un attimino possa essere un pochino più usata. Un pochino più stressata. Un pochino di più, sì, non tanto di più, ma un pochino di più. Ora parlavano che avrebbero raddoppiato, ma sai, si dice tante cose, si dice. Tornando a quei 22 milioni, 5 milioni sono stati spesi, altri 17 milioni non si sa dove sono andati. Ma guarda caso, non succede mai. Io devo dire la verità, quanto ho sentito che è successo a luglio dell'anno scorso, praticamente è passato un anno e mezzo, e il tribunale ha chiuso adesso la perizia, una settimana fa, la perizia è stata chiusa dopo un anno e mezzo. Io non so quanti dati dovevano essere presi. Sai, se esplode uno shuttle, ci sono tutti i computer, penso che ci voglia anche un pochino più di tempo per capire perché quello shuttle è esploso. Lì ci vuole poco, perché non rimane nulla, perciò non ti preoccupare. Invece l'ultimo shuttle che è saltato in aria, l'hanno visto dalle telecamere che c'erano sopra, dove era il problema. Perché il pezzo più grosso è arrivato sulla terra, era grosso tanto sto mixer. Apposta. Perciò... Però devo dire che ci è voluto un anno e mezzo di perizie per sapere come è successo uno scontro tra due treni in un posto dove non c'è nessun genere di segnale che ti dice se un treno è partito dalla stazione quella prima e quell'altro ti viene incontro. Mi ricorda molto il vecchio West, dove c'era una linea sola e che arrivava alle due vaporiere e poi PAM! Come in Buzz Bunny e le cose di questo genere. Invece quanto succede qui ci sono i molti. La cosa mi lascia... Io devo dire, questo qui che ha fatto la magistratura è servito per capire come è successo la dinamica dello scontro fra i due treni. Però dei 17 milioni mancanti ci sarà un'altra procedura? E avverrà aperto un altro filone di indagine? Non lo so io questa cosa qui. Io lo spero. Il cuor mio veramente spero che venga aperta un'altra procedura, che perché io voglio vedere, se io ti do 22 milioni per fare questa cosa qui, la devi fare. Potrà andarne via uno per le scartoffie, sai, poi faccio una raccomandata, porto qualcosa, ti fa di là, mando il messo comunale che devo dargli lo stipendio maggiorato perché no, con la cartellina Franco sotto Bolli il braccio. Che costano, ragazzi. Franco Bolli. E soprattutto costa quello di Lecca. Sono pesi. Il lecchino. Ma io sapevo che quelli che leccavano non costavano nulla, pigliavano soldi dopo. Sì, una secchia. Vabbè, di solito si pigliano prima. Ascolta, vero, li pigliano prima. No, ma te la sapevo questa, te pensa uno che sta a 6 ore e 40 a leccare. C'era un po' la lingua secca. 5 minuti. Io conosco della gente che sta così con la lingua per anni. Appunto. Ma che bevano? Non lo so. Vabbè. E torniamo. Tutti i giorni, Allora. Dice che una rotaia normalmente si cambia ogni 20-25 anni. I controlli dicono che sono ogni 15 giorni. Che 15 giorni passano e controllare che... Cioè, passeranno meglio il martellino, da una martellata per vedere se... Io penso che i tempi... Diceranno questi tempi qui. Poi sicuramente avranno delle tabelle delle quali segneranno... Lì c'hanno una statistica, siccome ci passa 500 treni al giorno su quella tratta lì... Sulla sono base tanti, di 500 treni al giorno sai l'usura delle rotaie, l'usura anche dei carrelli. Sì. Grosso modo. Io penso che... Poi sono fatalità, secondo me.
sono sempre cose che fatalità, perché a volte però ti si rompe anche la roba nuova. Lo so, però quello che ti dico io rimango, quanto mi fanno una statistica, dicono in Italia è tra le più sicure di tutta Europa. Sì, però sì, quanto io vado a vedere quanti treni, quanti passeggeri, quanti pendolari vengano trasportati dalle altre ferrovie europee in confronto a quanti ne vengano trasportati da noi, se tu facessi la proporzione delle persone, io non ti dico la proporzione delle tratti di treno, la proporzione di quanti treni c'hai, no, te tu mi devi dire, in Italia dice che si spostano ogni anno 7 milioni e mezzo di persone con il treno, in Germania 20 milioni, in Francia 30 milioni, in Olanda che sono poi 10 milioni. Dovessi fare la proporzione su quanti incidenti avvengono, quante persone spostate, perché più persone sono spostate, non è che c'hanno i treni doppio più lunghi, passa più treni, la frequenza è maggiore e quindi sicuramente ci sarà un'usura maggiore dei binari. Se passa 1000 treni o ne passa 500, quello è poco ma sicuro, metallo contro metallo l'usura è diversa. Vabbè. E volevo una, come sempre in Italia, da noi le cose sono fatte meglio, si fa meglio questo, si fa meglio quest'altro, no, te mi fai la proporzione, c'è anche una proporzione sui morti, e già una proporzione sui morti mi lascia, è una statistica, sì che ci deve, che tutti fanno, è una statistica che viene fatta, però una statistica non mi piace. Però va fatta. Va fatta, che è una statistica e va fatta. Quello di sicuro, però me la devi fare per bene, mi devi dire, benissimo, qui noi trasportiamo 7 milioni e mezzo di persone, c'è stato 10 morti quest'anno, quegli altri trasportano 20 milioni, c'è stato 20 morti, se vai a fare la proporzione, sono di più quelli che sono morti da noi. Vorrei fare i conti, vanno fatti il conto della serva, l'ho fatto per benino, come vi dico. Si parla, si è spezzato un pezzetto di binario e poi quegli altri hanno trovato sotto la massicciata una tavoletta di legno, una tavoletta di legno sotto quella fotografia che hanno fatto vedere, dove è schiantato un bullone, se ci fai caso due bulloni da una parte ci sono, uno. Non ci sono quei tipi stamattina non ci sono più quei tipi di giunture da 30 anni, capito, però stamattina è una foto fasulla, stamattina ci metto la mano sui fuochi, stamattina hanno fatto vedere quella fotografia, capito, e quello sì, è io lo so, ma fanno è normale, se devi vendere un giornale qualcosa devi inventare, andiamo su, anche perché poi non esistono questi tipi, anche perché poi giornali, vero? Sono tutte saldate le verghe dei treni, sono tutte saldate. Io hanno lo spazio, sempre lo spazio, quello serve per la dilatazione. Quanto sono? 2 centimetri mi sembra. 2 centimetri prestate inverno, perché gli scambi hanno delle giunture, ma non sono più fatte in quella maniera, le facevano 40 anni fa in quella maniera, e ora mi sembra sono tutti elettrici, c'è un sistema scanci, di ganci, certo, ma sono non lo so. Sono idraulici, hanno un pistone idraulico semplicemente. Allora, l'imponderabilità c'è sempre. Che abbiamo dei treni vecchi, signori, e li guardiamo partire alle stazioni. Ce l'hanno, c'hanno intorno ai 20 anni d'età. Sì, grosso modo. Che gli investimenti vengano fatti tutti a pizzi e bocconi, lo sappiamo, perché è stato privilegiato ovviamente il settore dell'alta sempre, velocità. Ricordiamoci sempre che noi avevamo una delle prime aziende del mondo. L'unico, allora, per poter prendere il brevetto del treno ad alta velocità basculante, Hitachi ha comprato la Breda Menarini, il vecchio pendolino. Perché l'Hitachi fa i treni ad alta velocità per la Cina. Cioè, dopo che la Cina se gli era, la Cina negli ultimi 10 anni ha messo giù non so quanti chilometri di verghe di alta velocità. Un grosso problema è che negli ultimi tempi i treni costruiti da loro se ne è schiantati 3 o 4 sopra i 200 km all'ora. Quindi sono dovuti anche 200 all'ora. Quindi sono dovuti andare sul mercato. Pensate, la linea che porta fino su vicino all'Asa, che sale più di 4000 metri, i treni sono pressurizzati. Hanno dovuto fare dei treni pressurizzati, perché se no non avresti problemi. Certo, problemi dell'aria da rifatta, 4000 metri. Ma anche se tu guardi Freccia e l'Italo sono pressurizzati, perché quando entrano in galleria a 300 all'ora ti scoppia gli orecchi, sono pressurizzati. Se tu pensi, detto proprio un fiorentino, ti scoppia gli orecchi. Gli orecchi. Noi che sapevamo fare i treni, è venuta una ditta
giapponese, per poter realizzare i treni per i cinesi, ha dovuto prendere un brevetto nostro. Certo. E cosa ha fatto? Si è comprata la cosa, si è comprata il vecchio pendolino. Il 450 si chiamava 450, che quando 450 fu costruito la linea non c'era dell'alta velocità, c'era le vecchie linee lo stesso, e quindi per sì, percorrere riusciva linee, lo stesso a maggiore velocità aveva un sistema riusciva di lo stesso a farsi in un'ora e mezzo arrivava da Firenze a Roma. Sì. Ora non so quanto ci metterà, 1:10, 1:20, non so quanto. No, 55 minuti, no ci mette sempre su un'ora e mezzo, capito? Non è che abbiano guadagnato avendo speso 10 miliardi, non è che hanno guadagnato nulla. Tornando al discorso, queste sono imponderabili. Beh, oddio, non hanno guadagnato nulla. Te vai da qua a Rifredi, vabbè. Ci sono un'ora e mezzo qua attraverso la città, vabbè. Ci sono un'ora e mezzo arrivare a Roma, insomma ci hai guadagnato, vai. Quello sicuramente, su quello sicuramente. Capperi. Allora, che in Italia le infrastrutture siano vecchie, ma tutte. Ma guarda, è la base, è che quanti anni è che non abbiamo un governo decente? 24. No, dai, tempi di, mi consenta. Ma per me cioè, c'è stata io tutta, devo dire, tutta una raffica di idioti. Che non ci hanno mai pensato. Ora, a me mi dispiace dirla questa cosa, ma secondo me l'ultimo governo che ha realizzato, ora non guardiamo il Mose che c'è da vedere come funziona, perché sembra che ho già ho visto il documentario l'altra sera, guarda, fresco, ma dice che c'è dei problemi sui ganci che si muovono. No, dice no, è che hanno un po' rallentato la messa in acqua perché dovevano già aver finito. Mancanza, no, per l'asse miliare. Finiscono quest'anno. No, per l'asse miliare. Quest'anno perché mancanza di dilleri, come si dice. Io non vorrei dire, ma secondo me l'ultimo. Non ci sono liquidi, poi sono nell'acqua. No, miseria, ti dico, l'ultimo governo, che secondo me è stato un governo che ha fatto qualcosa per l'Italia, il vecchio Craxi, l'ultimo governo Craxi. Sì, praticamente sì. Ragazzi, si va poi indietro, da lì in poi, si va indietro di 30 anni. Perché se ci ricordiamo il primo governo Berlusconi con quegli altri che c'avevano l'Allegra Brigata, è durato 8 mesi perché gli mandarono subito l'avviso di garanzia. Vabbè. Poi Bossi disse non lo faccio più il governo qui. Poi dopo ci fu Prodi, poi rientrò il Berlusconi, ti picchia e mena, ci fu anche di mezzo un governo tecnico, mi sembra, ci fu anche Amato e questa gente qui. Esatto, in mezzo. Diciamo che la seconda repubblica, come la chiamano? Un disastro. La seconda repubblica delle banane. Partendo dall'euro in poi, che ci ha messo in queste condizioni. Non c'è. Prima cosa non. Prodi e l'amico Baffino. No, te immaginati. Prima dopo 12 Prodi. Sabatini c'ho Amato. Ecco. Ah sì? Cosa c'è la mano? Sì, che fa le seghe. C'è. Amato c'è, porca miseria. Che Cristo è ancora vivo. Ah, Dio ma mio. Che fa? Non lo tirano fuori, devono a seconda della bisogna. Ah, certo. No, via, non queste cose qui. Comunque dopo Amato, dopo il Mortadella ci fu Baffino. Baffino, poi che non mi ricordo io Baffino. Baffino, me ne ricorderò, unico governo di centro-sinistra che ha portato l'Italia in guerra. Vedi Rosso? Bravo. Con D'Alema, sì. E lui ha firmato per il primo era un Clinton in via Bolognese a fare quella famosa riunione. E la via Bolognese era la nostra, l'American School. E c'è l'università americana, una delle università americane dopo, in Firenze. Dove siamo? Riprendiamo dopo. Io vi saluto, ragazzi. Buonanotte. Ciao, bell'uomo. Ma vai, non fa casino, però. No. Mi raccomando. Vai. Ecco, ci sentiamo fra 2 minuti. Lei, aria,
più forte sesso. La mia gatta è ancora lì, non parla ma dice sì. Signori, siamo rientrati, siamo su Cloris International Radio, siamo nello spazio Il Colpo d'Ascia di Alex Baracani. Stavamo parlando dell'incidente che è avvenuto, 3 morti, 4 feriti gravissimi e più un altro centinaio di feriti. In tutta questa, in questa ambaradan ci sono sempre gli squali, gli sciacalli, chiamateli come li volete chiamare, ma sono sempre delle persone che... aleggiano sul popolo normale per trarne un profitto. C'è stato un assalto alla diligenza dell'ospedale dove sono stati ricoverati i feriti, di avvocati che sono andati a dire ti patrocinio, io ti faccio prendere un sacco di soldi. Allora, questa situazione qui andrebbe un attimino... questa situazione vi andrebbe un attimino calmierata, perché non farei bello, molto bello. Eh beh. Sì, sono quegli sciacallaggi che, come, non so, quando viene un terremoto trovi uno lì che dice no, sono venuto... La mattina viene detto in un tal posto è venuto il terremoto e tu trovi questo qui che c'ha il biglietto. Ma proprio te, fatto in quei giorni. Te mi devi dire dov'è che non c'è lo sciacallaggio. Da tutte le parti. Ascoltami, un minuto parti. Dopo che il mio babbo, povero uomo, era morto, un minuto dopo c'era già, e fu anche il nome della ditta, quella dello Fisa a Cantelletto. Gli chiamano direttamente gli infermieri. Allora. Io mi ricordo che una volta gli davano 5 e danno... non tutti, dobbiamo dirlo, non tutti pigliavano 50.000 lire per fare, quando c'era ancora le lire. 50 paremma. Gli ho preso la Parisi. Tremendo, perché mi dondola tutto. È preoccupante a codeste età, te lo dico io. Mi dondola tutto. Guarda come dondolo. Sì, è una situazione dondolante. No, mi ricordo, sì, gli davano 50.000 lire a quelli che segnalavano quello che era morto in ospedale, e adesso sarà 50 euro. Vabbè, sì. Se tu pensi
sono venuta a sapere, qui lo dico e qui lo nego, che già in determinati luoghi vendano i certificati di vaccinazione. Ah beh, addirittura. Sì. Vabbè. Con 50 euro, non Scorta. Dico dove, e non dico, non dico dove. E ai tempi, quando, 50.000 lire. Quando io ho preso la patente, c'era un amico della mia ex moglie, napoletano. Oh, e vai a prendere la patente, ma ti tocca spendere. Tocca spendere. Tutti no, io l'ho fatto da privatista. Ho speso, anch'io l'ho fatto, ho speso 35.000 lire da privatista. Uguale. Capito? Perciò spendere. Mi dai 500.000 lire, te la faccio avere in due giorni. Ti fa avere anche di buono il trasporto merci promiscuo. Gli dissi, vai un po' a cacare. Fammi dallo shuttle. Amico mio, vai a cacare. Il primo esame di teoria l'ho bocciato perché avevo un libro vecchio di 40 anni. Me l'ha detto poi quella... Dice, scusi, ma lei dove ha studiato su questo? Dice, guardi, questo qui forse l'ha studiato su nonno. Se compra quello... andava in risparmio. Poi compra quello nuovo, passa subito, chissà perché. No. Qui, come succede sempre, si chiude la stalla quanto i buoi sono scappati. Queste sono cose imponderabili. Non si sa se succede o non succede. È logico. C'è chi dice più tecnologia ci sia la possibilità di non effettuare l'errore umano. Però ci sono sempre le imponderabilità che non penso che la tecnologia possano togliere. No, soprattutto se la tecnologia si inceppa, poi è un casino. Che poi tecnologia sia bellissima, però succede delle volte che se viene determinata arrosti vuole un'altra tecnologia, no, ci vuole l'uomo che controlla. E nelle ultime settimane ne so qualcosa di arrosti. Allora, anzi, salutiamo gli amici del Belgio. Sì, quelli ragionami. Allora, ricordiamoci sempre che allora, non mi permettere mai. Un uomo che deve controllare la tecnologia, che la tecnologia che controlla un uomo. E quindi poi dopo su quest'altro uomo c'è un'altra tecnologia. No, normalmente è un circolo senza fine. L'uomo che programma e deve programmare bene, poi la tecnologia deve controllare se stessa, perciò deve fare un controllo incrociato su ciò che fa. Però io suppongo che su determinate cose sia impossibile. Ah beh, quello sì. Sulle frane no, perché se in un determinato posto 100 anni fa ci passava un rigolino d'acqua che veniva dalla collina e lì ci hanno fatto un muro, sicuramente se piove di più al tocca le due viene giù la frana. Vabbè, quello sì, ci sta, eh? Bisognerebbe un attimino, però su questo qui è imponderabile. Speriamo che ulteriormente, cosa che diciamo tutte le sante volte che parliamo di cose che avvengano, che sia una lezione e che non possa risuccedere. Speriamo. Io credo che sulle cose in particolar modo meccaniche sia impossibile. C'è sempre qualcosa in usura. Qualcosa è su. Qualcosa è su. Quanto giorno? Non dura un eterno. Ecco. Capito? Magari la controllate il giorno prima e il giorno dopo si spacca il bullone. Possiamo. Ti hai visto, era sano. Posso chiudere il colpo d'ascia dicendo: l'anno scorso è stato un anno particolare per l'aviazione civile. Nel 2017 non è cascato nessun aereo. Non c'è stato nessuna vittima. Facciamo la corna. Vuol dire che il controllo e aver bannato le compagnie, la blacklist delle compagnie che tenevano agganciati i reattori con lo scotch americano, quello grigio, a qualcosa servito. Io l'ho visti far partire a martellate. Non ti dico che compagnia aerea era, ma l'ho visto io. Un reattore fatto partire a martellate. Chiudovi il colpo d'ascia. Quindi sicuramente abbiamo bisogno di treni più nuovi, abbiamo bisogno di infrastrutture più nuove, però non possiamo lasciare ai privati di fare queste cose qui. I privati possano comprare altre carrozze, ma le infrastrutture le deve fare lo Stato, le deve migliorare lo Stato, le deve riparare lo Stato e devono stare sotto in mano statale per il controllo. Poi dopo si starà a vedere cosa succede. Tutto in mano allo Stato, determinate cose. Ha più soldi per fare gli investimenti, ha più soldi per fare gli investimenti, vuol dire far lavorare le persone. E buonanotte, Secchio. È così.
Si chiude il colpo d'ascia, sì, chiudo pezzetto il colpo d'ascia musicale e poi abbiamo, poi abbiamo una cantante nuova. Canta, nuova, guarda, appena spacchettata. No, un cantante l'abbiamo nuova. L'abbiamo scartata ora. Una cantante nuova. Bene, sigletta e pezzo musicale, vai. Il colpo d'ascia di Alex Baracani torna sabato prossimo all'interno delle incursioni barbariche. Florence International Radio. Perché è sabato, e beh. Allora, ora abbiamo la Francesca, la nostra amica Francesca. Buonasera, Francesca. Buonasera, buonasera a tutti. Mazza e voce, mai sfondato le piumite. Sono un po' rauca stasera. Ah, pure? Pure. Vabbè. Però,
Volevi cantare questa? Vai, ci proviamo. Ci si prova? Senti, la posso dedicare? A voi, beh, certo. Senti, allora la dedico. Faccio due dediche. Bene. Una al grande assente, a Pierpaolo Bini. Ecco. E la seconda dedica a mio nipote Massimo, che oggi fa il compleanno, fa 49 anni. Tanti auguroni. Perciò, vai. Capito? Vado. Tanti auguri. Non è questa? No, non è questa, non avevamo scelto questa. E allora qual era il titolo? Eh no, per questa diceva sì, boh. Che ne so? Bisognerebbe avere e il titolo. E poi. Ah, ecco, eccola, l'importante. L'abbiamo trovata. Lui apre piano la porta, poi si butta sul letto e poi ad un tratto io sento afferrarmi le mani, le mie gambe tremare. E poi. Spegne adagio la luce, la sua bocca sul collo, hai respiro un po' caldo, ho deciso lo mollo, ma non so se puoi farlo o lasciarlo soffrire, l'importante è finire. Adesso volta la faccia, questa è l'ultima volta che lo lascio morire. E poi. Ha talento da grande lui nel fare l'amore, strabiliare il mio cuore. E poi. Ha il volto sconvolto, io gli dico ti amo, ricomincia da capo, è violento il respiro, io non so se restare o rifarlo morire, l'importante è finire. Brava Francesca, hai capito? Davvero, ragazzi. Grazie, ho cantato veramente in condizioni pietose, sono senza voce. Fai. Grazie. Un bel vocione. Un bel vocione. Bello. Grazie. Ai, ragazzi, un bel vocione. Noi siamo una radio estemporanea, noi creiamo, siamo creativi. Sempre stati creativi, pertanto. Guarda, la ribalta tutto, come si muove non un elefante in cristalleria, una scialla sull'albero. Perché la scialla sull'albero, fa casino. Ah, ecco. Non ho mai sentito se l'estate tanto fanno. E io gli dico, quanto lo fanno lassù da me, gli faccio, oh, silenzio. Gli dici cuccia?
a recicare. Certo, uccello cicare, volevo dire. No, ce l'ho cicare. Tu vuoi venire? Io vedrei una volta. A me vedi un po' di sciala. E tu ci devi portare, Ciccio. Un po' di sciala, ti porto io. Sono molto appiedato. Ti porto io, ti porto. Che è Cristo? È cribbio. Ti porto io. Che problema c'è? Non c'è problema. Sono acceso, sì. Sono acceso. Sei acceso? No, è perché non riesco. Non riesci a... Cosa c'è? No, oggi non c'è. Oggi te l'ho detto. L'ho visto, l'ho sentito un po' in oscario. Alex, ti ho detto, arrivava sfiancato. E sfiancato è sfiancato. Ma oggi veramente... Qual hai preso? Quello c'ha bianco. White one. È white one? Pronto? Eccomi. È acceso? Guarda un attimo se è acceso. È acceso. No, cambia il microfono, va. È meglio. Certo, figlia un altro gusto. È vero. Buffo, questo blue, dovrebbe blue, andare. Blue. Questo deve andare, sì. Prova. Sei blu. Blu. Prova. Ecco. Vedi, ci sei. Dico, oggi siete tutti un po' sottotono. Sì, sottotono. No, non siamo sottotono, siamo rilassati, ben diversi. Ma a volte capita che siamo un po' in più a... No, la poi scorsa settimana eravate veramente effervescenti. Ma vedi, un casino. Francesca, facciamo una puntata scoppiettante, poi quella dopo siamo rilassati, capito? Rilassati, siamo più pragmatici. Ma che cazzo stai dicendo? No, così, più pragmatici. Mi sembra di essere... No, posso fare Alberto Angela? No, faccio un documentario su Florence International. Siamo qui negli studi di Florence International. Salutiamo a proposito Max Giusti. Sì, salutiamo il suo Tuntun Chia, che la volta scorsa ha avuto un grandissimo successo di pubblico. Sì, so che c'è stato un grande tiro. Sì, molto tiro. E giovedì risaremo sempre al Max. Ha promesso un'altra valangata di vinili. Eh beh. Perciò insomma ci divertiamo. Ragazzi, noi non si frigge mica con l'olio. Con che? Non si frigge con l'olio. È arrivato a dire, dice, io i dischi li scelgo a caso, così prendo a caso, perché sennò intanto c'è una valanga, c'è veramente una cantina intera, ci siamo buttati vinili belli, molto belli. Vedi il telefono, vedi? La tua croce così. Il telefono non l'avevo considerato, non ti sente, ci siamo, oh yes. Certo, non mi sono preparato né bischerai o nulla proprio. Intanto c'è battute, le battute feroci. No, siamo abbastanza a sentire. Vuoi delle battute feroci? Ce l'ho io. Ecco, ce l'ha lui. Il bullo si rintana nel bunker con 150 valletti fronte a tutto. Sentili, oh, chi è questo? Il libero, lo prendo. Te ne dico un'altra. Battute feroci. Di Maio cambia i candidati senza avvisarli. Che poesia! No, questa è bellissima. Vietnam al Nazareno. Le minoranze temono l'estinzione. C'è l'estinzione di massa al Nazareno. Dovrebbe essere come l'era, ma Nazareno, come l'era glaciale. O nella quello risuscitava morti, scusa, il Nazareno. So. Ah, ecco, qui ce n'abbiamo un'altra. Gli altatesini a caccia della boschi. A caccia nei boschi. Ma scusami, ma loro... Cancellata la passerella a Bolzano. No, e quindi è una traversa più fiume. Ma voglio dire, scusami, il PD voleva abolire le regioni allo statuto speciale, va bene? Ti ricordi? Sì. E mandano la Boschi. Aspetta, e il Senato? Volevano abolire le regioni allo statuto speciale e il Senato. Tutto. Allora, Renzi si è candidato al Senato e la Boschi in una regione allo statuto speciale. Ma non è che ci pigliano uno zinzinino per il culo, no? Appena. Io volevo dedicare una battuta trovata su internet, ecco, a una nostra carissima amica. A chi? Sì. A quale? Aspetta. Però dico la battuta. Te la dico io una battuta. Aspetta. Fammi finire. Ecco. No, non ti fa finire, perché questa è troppo bella. Cella troppo piccola. Risarcimento e sconto di pena per il nomade killer. Un nomade killer ha detto: qui questa... sta prigione non ce l'è comodità. Troppo stretta. Mi manca la jacuzzi. E uno gli ha detto: come ti manca la jacuzzi? Sì, non c'è abbastanza spazio per mettere una jacuzzi. Ecco. Dicevo, l'ultimo accesso su WhatsApp fa più danni di un paio di corna. Di grandine? Di un paio di corna. L'ultimo accesso su WhatsApp fa più danni di un paio di corna. Questo è una battuta. Perché ci sono dedicata. Che ci hanno... Sì, amore, ci vediamo. Sono esatto. Single. Siamo così. Ce ne sono tanti. Io ultimamente ho qualche virus in tutta la rete. Perché? Perché quello di là si fa cavoli suoi. Questo è così il programma all'improvviso. Ogni tanto si autospegne da solo. L'ho visto. Per me deve essere una questione di tecnologia. L'uomo deve controllare la tecnologia.
o la tecnologia prima. Controlla l'uomo. Dun, chi controlla dun, chi controlla chi? Allora, chi controlla il controllore? Vedi, si torna sempre al solito discorso. È nato prima la gallina o no? Ma non è al contrario. Io faccio l'omelette. Ecco, ecco appunto. E vedo, io il pollettino me lo faccio arrosto. Bravo. Il pollettino? E io pollettino. Che non mangio le ali, ti lascio le ali e mi mangi il petto. Il petto. Mangio il petto di pollo. Mangio di il pollo. Petto. Eh certo. Vabbè, giustamente. Ah, Allora, cos'è la tecnologia? La tecnologia è quella bella cosa che in teoria dovrebbe funzionare tutto correttamente. Sì. E viceversa, non funziona mai nella ceppa di minchia. Pertanto vorremmo sapere da voi, cari amici radioascoltatori, per quale motivo a me mi si chiudono i programmi a razzo di cane, per non dire a cazzo di cane, o a minchia di gatto anche volendo. Ecco, perché un membro di secondo. Questo... Io conosco, c'è una tecnologia vibrante che funziona sempre, basta mettergli le batterie. Sì, ma guarda, quella serve per le corde vocali. Per le corde, quello è un massaggio. I giapponesi hanno scoperto... A proposito, hanno scoperto... Ma da dove sei... Ma gli da amici sotto? Giappo... Ti automassaggi da sotto? I giapponesi hanno scoperto che col vibratore appoggiato sulle corde e anche vocali, la voce viene fuori meglio. Te pensa un po'. Poi verrà fuori anche qualcos'altro di meglio. Ma io mi ricordo di lì che gli faceva l'operazione alla laringe e c'aveva quella vaffanculo. È vero, sì sì sì, ma quelli sono quei poveri, ma che bestia d'uomo. È vero, no, io mi ricordo che una volta se ne vedeva tanti, adesso non se ne vede più perché fanno un altro genere di operazione. No, l'operazione è la stessa, ma non trovava il modo per chiudere. E come fanno? Incidono più in profondità e tappano la laringe perché so perché che prima rimaneva aperta. Mi sembra di aver letto più. L'anno scorso avevamo fatto anche un'operazione, avevamo sostituito una laringe praticamente. Sì, un pezzo avevamo fatto questo. Il futuro è quello: sì. Si coltiva il maiale. Lo sapete, il maiale è l'essere più compatibile anche per il sangue che si lamenta sempre. Manchi il sangue, ma sì, il sangue. Ma se te lo puoi fare direttamente da quello di maiale, ma non farai le trasfusioni agli islamici. Io non so perché, ma ero pienamente convinto che il maiale fosse molto simile all'uomo e anche viceversa. Le maiale sono molto simili all'uomo, per prendergli degli organi. Sì, io delle volte ho avuto a che fare con gli organi del maiale. Salutiamo tutti i Bontempi. No, gli organi Bontempi. Gli organi, sì, sì, appunto. E non sono chirurgo. È il momento. Se c'è la pubblicità? Se non si inchiavarda tutto, si va in fascia. Assolutamente sì. Yes. Ma quanta roba ho acceso io? Anche no, io sono a sega. Susugi e anche a legno e a ferro. Ecco. Fascia. Je résine en Paris, voulez-vous? Voulez-vous venir? Oh, wow. Just too tough to fight.
very sexy and oh so sweet, and it knocks me off my feet. Say it. Ooh yeah, help me sing it again. www.florenceinternationalradio.com e salutiamo subito così di prima acchito la nostra mitica direttrice Loredana Filoni, alla quale stiamo faticando ad inviare i nostri articoli, ma arriveranno. Abbiate fede. Sono un po' bloccato perché cioè leggo delle cose, microfono. Aspetta, lo impugno in questa maniera. Lo stizzo come un collo di papero. Papero. No, è che sei qui a leggere. No? Parmigiano reggiano è buono. La voglia, è il numero uno al mondo. Comunità Europea fa. Come si chiamano? No, contratti. Scambi commerciali. Che se arriva un parmigiano da Hong Kong e si chiama parmigiano reggiano, può entrare in Europa. Interessante. Pagina 12 della Verità di oggi. Ma dimmi te. Io l'avevo bello letto. Come. Cioè, è inutile che noi abbiamo i prodotti migliori al mondo, perché non giriamo attorno alle cose, sono tutte cazzate. Ci sa, la roba da mangiare è più variegata. Certo. È più buona di questo mondo. E dobbiamo avere sempre una comunità europea che ti deve sempre mettertelo tra le mele, perché signori, non sono le mele Melinda, sono proprio le mele del nostro culo. Culo si può dire, perché l'altra sera ho visto un cartone animato che si chiamava Io e il mio culo. Sì, è vero. Che c'ha un bambino, c'ha il coso, che c'ha come amico il suo culo. Sì, perché ci fu una rivoluzione per cui i culi si ribellarono ai loro proprietari e si separarono. È un cartone animato. È un cartone animato. Allora, quindi, culo. Chi è sto drogato? Sono cartoni francesi. Guarda, cartoni francesi. I francesi di buono dei cartoni hanno fatto Oggi e gli scarafaggi. È francese anche la sirenetta. Quella che tenta di mangiarsela. Non mi ha capito se è un cane o una iena. Non si capisce mai cos'è. Che c'è lo squalo e la sirenetta. Ah, è vero, sì, è vero, sì. Providence. Zic e Sciarco. Bravo. Zic e Sciarco. Esattamente. Perché noi la notte. Io no, stanotte, voi state male. Stanotte è vero, ho dormito. Sì. Però c'è tante notti che sono. Insomme. Insomma.
Sì, esatto. Ma poi, e guarda, state male. State male. Guarda, no, Zicche Sciarco, il personaggio che a me mi diverte di la più. Conchiglietta. La conchiglietta, è bellissimo. La conchiglietta è veramente fantastica. Perché c'è niente la conchiglietta? Te non ti rendi conto che se c'è bisogno di costruire un razzo, la conchiglietta con tre chiodi sì, e un martello e cinque pezzi di legno ti fa un razzo. E che è MacGyver? Ma certo, ma che scherzi. Quasi. È veramente è un paguro, credo sia un paguro. Florence International Asilo. È un paguro. E occhio, infila dentro il culo. Eccolo. Allora ti dico, si può sdoganare culo perché si hanno fatto un cartone animato per i ragazzini, per i bambini, che sono io e il mio culo. Io posso dire che la comunità europea continua imperterrita e sempre senza vasellina e non ti dà nemmeno un bacino a piantartelo nel culo. Vabbè, qui salutiamo sempre l'amico Prodi che ha permesso questo. Ma qui mi sembra che stanno continuando anche quelli che vanno lassù. Imperterriti. Non si ferma mai. Non si ferma mai. A me mi sembra. Ma Salvini dov'era quando hanno votato questa legge? Comunque non c'era, come solito. Ah, ecco. Si chiama Bernie. Bernie. Il pagurino. Sì, bravo. È bellissimo. Pagurino si chiama Bernie. Io. Sono andato volevo cercarlo dire... su internet. Tornando sempre non facci facce De Bronzi, tornando sempre ad articoli della Filoni, parlai della Brexit, Florence International Asilo, esatto. Tornando al discorso della Brexit, la Filoni disse tanto vincerà il sì, tutti vorranno uscire e l'economia dell'Inghilterra andrà meglio, tutti dicevano no, l'unico che diceva no, sono andato a vedere, borsa meglio, l'economia meglio, più occupati. Però hanno detto occupati una volta, lo fa ancora. No, perché ora col cellulare ti asca giù. Io lo vorrei sentire. Perché una volta io chiamavo, perché chi è il più figo del mondo? Tutto, non posso più sentire. No, via, meno male sono le 7. Non lo posso più sentire. Una volta, davvero. Oggi è una cosa incredibile. Facciamo un po' di ringraziamenti. Sì, ringraziamo un po' tutti. Tanto ringraziamo i Feneno. Foneno. Salutiamo stasera Foneno. Li troviamo in Piazza della Repubblica. Piazza della Repubblica. Dopo esatto. Le 9, no, esatto. Dopo l'8. Dopo l'8. Dopo l'8. Dall'8 alle 11. Esatto. Che hanno la loro pagina Facebook, ovviamente. Foneno. E abbiamo passato un po' di pezzi. Salutiamo simpatici. Il buon Pierpaolo Bini, non so se si sta ancora ascoltando, forse Sandro Cicali, ovviamente, Sandro che è qui al nostro lavoro. Esattamente, ci fa sempre piacere. La mitica Francesca. Francesca che sempre arriva qui, è carinissima, molto carina. Sì. Ragazzi, e dobbiamo dire anche che è tipica ragazza campana, che sono generosi. Ecco. No, salutiamo anche comunque il Nabucco Wine Bar. Sì, salutiamo, certo. Ringraziamo Varinia, Francescino, Francescone, Katia e tutto lo staff. Paolo, Sofia, eccetera. E quindi salutiamo tutto lo staff in via Santa Reparata, angolo via 27 aprile. Quando passate a trovarci, insomma. Ricordiamo che le incursioni barbariche le potete riascoltare la domenica alle 16, yes. Il lunedì alle 16. Il martedì alle 7, il mercoledì alle 5, tutto di mattina questo, il giovedì... Alle 5 della mattina? All'una di notte. Sì, perché ci sono tante persone che si collegano dall'altra parte del mondo a ascoltare in questione. Noi ci dispiace. Allora, io ho fatto un censimentino così sega. Scusi, sarebbe... È l'ora di chiusura? Ah, no, questa sì. È una cosa importante, molto importante. Mm. Vi posso dire che siamo la seconda radio web toscana. Ah, però. Toscana, eh? Ci supera soltanto Ciò dici fuori onda? No, Radio Studio 54. E Studio 54 non è web radio, è Radio FM. C'ha la web radio. FM, sì, c'ha lo streaming. Va in streaming. Certo. In streaming che riesce a fare un ballino di contatto. Vabbè. E anche però devo dire che noi come web radio siamo secondi. E pertanto siamo primi. Siamo primi. Perché non abbiamo perché FM. Perché non penso... Esatto. Cioè, vorrei vedere... E videate alla mano gli altri, perché io posso dire mi sento 2 miliardi di persone. Sì. Se vado in Cina e gli offro da bere a tutti. Ecco. Salutiamo tutti, vai. Buona vai. Serata. Ciao ragazzi, da Riccardo Pini. Da Alex Baracani. Daniele Bronzi. In love. Ciao Pierpaolo. Ciao.
Le incursioni barbariche, il programma che non c'era. Contenitore di larità musical-culturale. Con Alex Baracani, Daniele Bronzi, Pierpaolo Pini e Riccardo Pini. Scritto a braccio. E anche coi piedi. Musica degli Alien Roy Group. Tavola tra due montagne, e se balli sulle onde del mare, io ti vengo a guardare. Prendi il cielo con le mani, vola in alto più degli aeroplani, non fermarti. Sono pochi gli anni, forse sono solo giorni, e stan finendo tutti in fretta in fila, non ce n'è uno che ritorni. Valla non aver paura, se la notte è fredda e scura, non pensare alla pistola che hai puntata contro. Balla la luce di mille sigarette, di una luna che ti illumina giorno. Balla il mistero di questo mondo che brucia in fretta, quello che ieri era vero, dammi retta, non sarà vero domani, ferma con quelle tue mani il treno, Palermo Francoforte, per la mia commozione c'è un ragazzo al finestrino, gli occhi verdi che sembrano di vetro. Corri e ferma quel treno, fallo tornare indietro. Balla anche per tutti i violenti, veloci di coltelli, accidenti. Se capissero vedendoti ballare di essere morti da sempre, anche se possono respirare. Vola e balla sul cuore malato, illuso, sconfitto, poi abbandonato, senza amore. L'uomo che confonde la luna con il sole, senza avere coltelli in mano, ma nel suo povero cuore. Allora vieni, angelo benedetto, prova a mettere i piedi sul suo petto e stancarti a ballare al ritmo del motore, alle grandi parole di una canzone. Canzone d'amore, ecco il mistero, sotto un cielo di ferro e di gesso, l'uomo riesce a amare lo stesso, e ama davvero, senza nessuna certezza, che commozione, che tenerezza,
These presents don't really come for free. Your paycheck don't mean that much to me. Just take my hand and hold me tight. You'll never buy my love. International de la radio.